senatori si sono presenti anche collegati da remoto. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso appunto la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla diretta web TV dei rispettivi siti istituzionali. Prima di cedere la parola al Ministro, comunico che le Presidenze hanno convenuto sulla seguente organizzazione del dibattito, già comunicata ai gruppi. Agli interventi dei parlamentari è riservato un tempo complessivo di circa 1 ora e mezza, suddiviso tra le due commissioni, secondo il seguente schema di riparto tendenzialmente proporzionato tra i gruppi. Abbiamo fatto una sorta di riequilibrio perché i gruppi più piccoli avessero la possibilità di avere un tempo congruo per poter fare il loro intervento. Allora, il gruppo di Fratelli d'Italia, che conta 15 componenti, minuti 22. Al Partito Democratico 8 componenti tra le due commissioni naturalmente 14, Lega Salvini Premier 8 componenti 14 minuti, Movimento 5 Stelle 6 componenti 10 minuti, Forza Italia 3 più 2 minuti 9, Azione Italia Viva 3 componenti 7 minuti, al Misto 5 minuti, all'Alleanza Verdi e Sinistra 5 minuti, Noi Moderati MAIE 5 minuti e per le Autonomie 5 minuti, il totale circa 96 minuti. Tale ripartizione consente poi al Ministro di effettuare la replica in un tempo congruo. Ulteriori interventi saranno ammessi ove residui nel tempo disponibile, compatibilmente ovviamente con quello necessario per l'eventuale replica del Ministro. Invito quindi i colleghi, come già qualcuno ha già anticipato, ad comunicare le richieste di intervento alla Presidenza. Do subito la parola al collega Onorevole Carloni della 13ª Commissione per un indirizzo di saluto prima di cedere appunto la parola al Ministro Lollobrigida. Grazie. Onorato il collega senatore De Carlo di avermi dato la possibilità di ringraziare anche per conto dei colleghi e delle colleghe della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, il ministro Lollobrigida, che oggi con la sua presenza in quest'Aula dà l'avvio ad una proficua collaborazione e ad un necessario confronto tra governo e Parlamento al fine di trovare le risposte adeguate alle esigenze del mondo agricolo, il cui ruolo è ormai da ritenersi strategico e nevralgico per l'economia del nostro paese. Siamo certi che l'impegno che vorrà dedicare al settore dell'agricoltura, per il quale già da ora assicuriamo la nostra piena collaborazione e siamo sicuri degli ottimi risultati che conseguirà, nonostante tutte le difficoltà connesse appunto al mondo che in questo momento vive l'agricoltura. Pertanto le auguriamo buon lavoro. Grazie, onorevole Carloni. Lascio quindi la parola al ministro Lollobrigida. Allora, intanto un saluto alle colleghe e colleghi presenti, un ringraziamento al personale della commissione che ci assiste nella riunione di oggi e ovviamente al presidente Carloni e al presidente De Carlo che hanno sollecitato la presenza in commissione per poter condividere le strategie del Ministero in uno dei settori che veniva ricordato essere straordinariamente importante per la nostra economia, io dico anche per la nostra cultura, legando all'agricoltura una impostazione valoriale che io credo sia uno degli elementi qualificanti della nostra nazione. L'impegno del governo in questo senso è aver tentato di dare fin dal suo avvio una centralità a questo asset strategico. Dovremo condividere insieme quali meccanismi potranno portare nel periodo in cui pro tempore avrò l'onore e l'onere di poter guidare questo ministero a raggiungere obiettivi che in parte vi racconterò per quanto riguarda le mie proposte e ovviamente ragioneremo insieme di quelli che saranno i contributi che perverranno dal cuore del nostro sistema costituzionale, che è e resta il Parlamento italiano. Sulla metodologia di oggi, io vi ho trasmesso, purtroppo con un po' di ritardo, perché ho scelto di implementare ulteriormente quelle che erano le tematiche che vi volevo rappresentare nella giornata di oggi, le dichiarazioni, quindi vi arriveranno per tra poco, immagino, scritte, ma siccome sono un po' lunghe, io ve le trasmetterò, vorrei illustrarvele non in maniera pedissequa, nel senso cercherò e cercherei di dare degli spunti di riflessione sui vari argomenti, dopodiché avrete ovviamente il testo scritto sul quale entrare poi nel dettaglio, perché
questa commissione è per me particolarmente utile anche a raccogliere gli indirizzi, gli spunti e le eventuali criticità che i colleghi vorranno rappresentarmi. Se va bene con questa modalità, io intanto inizio a descrivervi quello che è il quadro, il contesto di carattere generale. Noi abbiamo vissuto una stagione lunga nel quale il mondo agricolo ha avuto una profilazione che direi individuabile su due aspetti. Uno, di una centralità consueta, necessaria, che ci garantiva gli approvvigionamenti tramite filiere produttive che si basavano su alcune certezze. Certezze che nell'ultimo periodo sono venute meno. Diciamo che in particolare con la pandemia, ma ancor di più con l'aggressione della Russia all'Ucraina, noi abbiamo visto emergere nella nostra nazione e anche nel continente europeo alcune consapevolezze delle quali probabilmente non avevamo la giusta contezza. Abbiamo visto arrivare i prezzi al consumo a cifre difficilmente raggiunte in passato, con ovviamente delle criticità per il consumatore finale, che però non sono dovute a speculazioni della filiera agricola e della distribuzione, ma sono dovute semplicemente all'aumento dei costi delle risorse primarie che garantiscono le forniture. Avete due esempi che sono quella del frumento che arrivava in gran parte dall'est Europa e ne avete un'altra per esempio nei fertilizzanti che sempre da lì arrivavano e che hanno visto crescere i prezzi per la produzione in maniera elevatissima. Questi sono gli epifenomeni rispetto al dato che sottolineavo, ma c'è evidentemente, io credo, un errore che l'Europa e l'Italia hanno fatto in termini strategici nel passato, quello di immaginare che si potesse arrivare ad avere scelte sempre in nome dell'economicità del prodotto e quindi con un approvvigionamento a filiera lunga. Le produzioni a basso costo che arrivavano da altre nazioni ci garantivano di spendere meno, non tenendo conto però del rischio che questi approvvigionamenti potessero a un certo punto frenarsi o addirittura arrestarsi. Questo ci rende oggi consapevoli della necessità di rafforzare il settore agricolo e di farlo su più piani, assumendoci la responsabilità di fare anche delle scelte non solo di indirizzo ma anche in termini economici di sostegno a questo settore che possa garantire quella che noi abbiamo voluto sottolineare anche nel nome del Ministero come sovranità alimentare. Voi sapete che la sovranità alimentare non è altro che la possibilità di un popolo di autodefinire il proprio sistema produttivo e scegliere che tipo di alimentazione è la più utile alla propria sopravvivenza e anche, dico, alla corretta sopravvivenza. Questo termine, che è stato anche oggetto di dibattito nella comunità scientifica, nel mondo della cultura, è particolarmente interessante se messo in contrapposizione a un modello che immagina invece, in nome di una esasperata globalizzazione, che sia sufficiente produrre cibo a prescindere dal modo in cui viene prodotto e a prescindere dalla qualità del prodotto che ne deriva. Noi su questa impostazione, lo dico con chiarezza, riteniamo di dover basare la strategia del Ministero, tesa anche, non vi nego, a valorizzare quegli elementi che rendono forte il nostro modello agricolo e il nostro modello di sviluppo economico della filiera a questo collegata. E tradotto significa, noi non siamo una nazione che può puntare sulle quantità, pochissime sono le risorse in cui le nostre produzioni sono quantitativamente rilevanti, ma siamo una nazione che ha una eccezionale produzione di qualità. Ed è la qualità che noi dobbiamo difendere, gli elementi distintivi che derivano dalla singola produzione che a pochi chilometri di distanza tra un comune e l'altro rendono i nostri prodotti, che vengono poi per questo definiti e protetti
attraverso la DOP, l'IGP, particolari, tanto particolari da divenire sul mercato mondiale unici. Quindi la difesa della qualità è uno degli asset strategici sui quali io ritengo bisogna riuscire a basare il nostro modello di produzione. Lo dico anche prendendo atto di una semplice consapevolezza: il nostro sistema economico ha avuto una contrazione un po' in tutti gli ambiti, il settore agricolo è in forte espansione, non per consumi interni, ma per esportazione. Noi arriviamo quest'anno a 60 miliardi di prodotti esportati, una cifra enorme che vede crescere di 10 miliardi le esportazioni rispetto all'annualità precedente, e questo non è dovuto a un aumento dei consumi interni, che anzi si sono contratti, ma a un aumento, e nemmeno alle produzioni, che non sono aumentate, ma a una capacità di vendere i nostri prodotti, che sono sempre più ricercati nel mercato mondiale, specie tra quei paesi cosiddetti emergenti, che hanno possibilità oggi di spendere e intendono spendere bene investendo sulla qualità dei prodotti. Ed è questa una delle prime sfide da raccogliere, quella della tutela del nostro marchio. Il marchio Italia è un marchio potentissimo, è un marchio complessivamente rilevante. In tanti hanno ricordato che probabilmente è l'unica nazione che ha un marchio a cui si associa immediatamente su qualsiasi prodotto venga inserita come definizione, si associa l'elemento di qualità. Chi vede la bandierina italiana o vede il Made in Italy automaticamente pensa che quel prodotto sia un prodotto di qualità, ed è per questo che purtroppo una delle maggiori aggressioni che subiscono i nostri prodotti è derivante dall'utilizzo e la sofisticazione del nostro marchio Italia, l'utilizzo e la sofisticazione dei nostri prodotti, ed è una delle trincee sulle quali dobbiamo spenderci al meglio per evitare che questo sia un elemento dannoso per i nostri prodotti e di conseguenza per la nostra economia. Ci sono anche delle questioni non solo derivanti dalle sofisticazioni, non solo derivanti da quello che viene riassunto con il termine inglese Italian Sounding, e quindi con l'approssimazione di nomi che rendono un prodotto nel confezionamento simile ai prodotti italiani, il Parmesan per dirne uno, il Prosek per citarne un altro, che richiamano a nostre eccellenze pur poi garantendo invece al consumatore finale dei prodotti di scarsa o bassa qualità, oppure prodotti che nulla hanno a che fare con l'originale. Ci sono invece strumenti, e per fortuna il Parlamento italiano, primo tra tutti, ne ha denunciato il rischio, delle azioni di carattere normativo che apparentemente vengono promosse con lo scopo di informare il consumatore finale, che ha il diritto di essere informato, ma che invece servono a tutt'altro. Il Parlamento italiano all'unanimità già nella passata legislatura ha condannato questo tipo di indirizzo, che si riassume in particolare sullo strumento del Nutri-Score, strumento che non serve ad informare, a nostro avviso, ma devo dire di un po' tutte le forze politiche che hanno avuto non solo la possibilità di sottolinearlo, ma anche la possibilità di votare documenti in tal senso, impegnando i governi che hanno preceduto il governo Meloni in Europa, contrastando fin da subito uno strumento che serve a condizionare il consumatore. Noi abbiamo nella qualità un elemento di forza. Il Nutri-Score si basa su un principio informativo che procede, per semplificare, con lo stesso meccanismo delle etichette energetiche sulle lavatrici, e non tiene conto che gli esseri umani non sono esattamente lavatrici in cui il consumo è quantificabile da un contatore che va più o meno veloce. Attraverso la scienza noi sappiamo che possiamo cominciare ad approcciare agli effetti di ogni cibo sull'essere umano, i metaboliti, ma insomma non entro nelle vicende scientifiche. Ogni cibo sull'essere umano fa effetti differenti che non possono essere catalogati da un'etichetta simile a quella della lavatrice, e vedono allo stesso modo
una comparazione tra prodotti che immediatamente fanno percepire quanto questo tipo di etichettatura non sia un'etichettatura che dà un'informazione corretta. Quando un italiano qualsiasi, ma anche un bambino delle elementari nella nostra nazione, dovesse trovarsi a dire se è più sano il parmigiano reggiano o è più sana la coca la Diet Coke o una barretta proteica rispetto a un cucchiaio d'olio, anche un ragazzino delle elementari saprebbe ben spiegare le ragioni per le quali con ogni probabilità il parmigiano è più sano della Diet Coke. Non voglio entrare però in una logica commerciale, ma far emergere anche in quello che in una sana educazione alimentare dovrebbe far riferimento alla dieta mediterranea come dieta che è protetta addirittura nel patrimonio dell'UNESCO, che ne caratterizza la sua valenza dal punto di vista non solo culturale, ma di rispetto di una dieta sana che fa del popolo italiano, per esempio, uno dei popoli che in salute sta meglio rispetto anche a quelli dello stesso continente. Qual è l'elemento condizionante del Nutri-Score? C'è una cosa che fa cambiare idea alle persone rispetto alle cose belle, alle cose che piacciono, è la salute. Se uno ti dice che una cosa fa male, tu puoi apprezzarla, ma sai che non devi tendenzialmente comprarla. Quando si entra in un supermercato e l'indicazione di lì c'è una cosa che ti piace, di là c'è una cosa bella, lì c'è una cosa che ti fa bene, se prendi le altre ti fa male, tendenzialmente il consumatore finale si orienta nel posto dove viene inviato, dove c'è la salute. Questo fa superare la logica dei marchi. I marchi che cosa sono? I marchi di un prodotto o i DOP o le IGP sono degli elementi che ti garantiscono che dietro quel prodotto tu hai la possibilità di avere una garanzia consolidata nel tempo di qualità. Sostituirli con un'etichetta significa tutto questo non conta niente, questo semaforino ti dice dove devi andare per star bene. E quindi noi in sede anche europea continuiamo nelle politiche degli altri governi e con una certa puntualità a denunciare che questo strumento non è nemmeno utile all'informazione. Riteniamo invece che un'informazione corretta possa anche supportata dalle nuove tecnologie. Basta prendere un telefonino e all'interno di un codice QR puoi riuscire ad avere le informazioni contenute in un'enciclopedia. Puoi pensare etichettature open source, modello TripAdvisor, che ti permettono anche di avere i commenti sul singolo prodotto che vengono da coloro che hanno avuto modo di utilizzarlo. Ci sono mille strumenti che informano davvero, questo strumento ha l'unico scopo, a nostro avviso, di condizionare. Siamo stati il 21 novembre in Europa, ho avuto modo di parlarne con il commissario europeo, ho avuto modo di parlarne con diversi ministri, ne cito uno però perché la Francia è stata protagonista del sostegno, devo dire un po' indotto da alcune multinazionali che ovviamente vedono nella qualità un problema, perché la qualità costa di più, la qualità è un elemento distintivo che in una distribuzione complessa porta delle criticità e degli aumenti di costi per chi organizza la grande distribuzione. L'omogeneizzazione del prodotto abbassa i costi e garantisce una maggiore capacità di incremento delle vendite, o meglio l'incremento del valore aggiunto sul prodotto da parte della grande distribuzione. Ed è per questo che alcune multinazionali sono state molto impegnate a sostenere questo tipo di intervento. Per fortuna, non dico solo grazie all'impegno italiano, voglio essere più chiaro. Io credo, parlando con l'ambasciatore francese, gli ho fatto una battuta dicendo: hai presente che il Roquefort, che è il formaggio insomma più apprezzato dai francesi, che quantificano la qualità del formaggio sostanzialmente sulla base dei grassi, cioè dove c'è scritto light non vale niente, dove c'è il 90% di grassi contenuti è un formaggio più apprezzato, e c'è anche in Francia ovviamente come in Italia una consapevolezza non tanto e non solo dei consumatori ma dei produttori agricoli che uno strumento come il Nutri-Score mette in ginocchio anche quell'economia. Ieri ho incontrato l'ambasciatore tedesco, gli ho detto: anche da voi se vietano il Würstel non so come va a finire in termini, ma al di là dello scherzo e della battuta c'è una consapevolezza che a mio avviso ha portato l'Europa a rinviare e a non affrontare
prima del 2024 la vicenda dell'etichettatura. Nel frattempo le tecnologie ci permettono di avanzare nella capacità di informare. Dal punto di vista del DOPG, delle IPG e delle STG è evidente che bisogna ancora di più valorizzare questi strumenti che garantiscono la capacità di condurre immediatamente un prodotto di qualità al mantenimento di quei presupposti che lo rendono unico nelle sue potenzialità, non solo dal punto di vista economico ma anche qualitativo. E devo dire che negli anni il Ministero, quindi non in questi 34 giorni, ha lavorato bene attraverso anche le sue controllate per riuscire a valorizzare questo tipo di meccanismo, portando oggi ad avere dei numeri che sono numeri in continua crescita. Ne dico uno per tutti: il settore del vino ha avuto un aumento di produzione, è arrivato a 11 miliardi di euro di fatturato. Anche sul vino c'è un'aggressione particolare, che è l'aggressione del vino dealcolizzato. Io credo che ognuno sia libero di utilizzare o non utilizzare bevande alcoliche, anzi, quando è possibile uno dissuade di abusare delle bevande alcoliche in piccole quantità. Credo che un bicchiere di vino non abbia mai fatto male a nessuno, ma non credo che ci sia nemmeno nessuno che possa sostenere in maniera credibile il contrario. Ma chi non vuole utilizzarlo è non solo legittimato a farlo, ma credo che sia un fatto naturale. Però il vino è vino, contiene l'alcol. Se tu vuoi fare una cosa che non contiene alcol, la fai, ma non la chiami vino. E quindi è un altro degli elementi di dibattito che in questi giorni è in discussione, insieme all'altra questione che riguarda la carne sintetica, sulla quale anche lì è stato oggetto di dibattito. Devo dire che la posizione che noi abbiamo assunto da subito, anche in linea con il nostro mondo agricolo e produttivo, è una posizione che trasversalmente stanno assumendo tante regioni e tanti consigli comunali in tutta Italia. Un ordine del giorno è stato approvato all'unanimità nella regione Campania, è in discussione la regione Marche, nella regione Abruzzo. Quindi tante regioni si sta discutendo, ma soprattutto si sta discutendo in centinaia di consigli comunali che stanno approvando una mozione, in questo caso promossa da Coldiretti e trasmessa alle amministrazioni e alle istituzioni locali, e stanno approvando in modo quasi sempre unitario questa mozione che mantiene una linea di tutela di alcuni prodotti che sono legati alla tradizione millenaria di legame tra uomo, terra e ambiente, elementi che fanno a nostro avviso una corretta filiera che porta poi il cibo sulle nostre tavole. Si discute in termini scientifici se fa male o non fa male, non è e non sta a me stabilirlo. Noi abbiamo, e li ho ringraziati per questo, sollecitati e indirizzati anche i nostri istituti, il CREA, che è il nostro centro di ricerca nazionale, che ha finanziato adesso con 2 milioni un laboratorio che studi gli effetti delle nuove produzioni che non sono sostenibili in termini ambientali, come qualcuno tenta di dimostrare, perché basta guardare, chi ha voglia, le immagini del bioreattore in costruzione in Danimarca per notare che assomiglia più all'Ilva rispetto a una stalla dove vengono allevati i bovini che producono latte. Altri dicono: ah, ma voi siete a favore degli allevamenti intensivi? No, al contrario, noi siamo a favore di allevamenti in cui il benessere animale sia centrale, ma non vanno messi in contraddizione le cose naturali con le degenerazioni come gli allevamenti intensivi, dove gli animali vengono trattati male, e quindi la soluzione diventa quello di trasferire in un laboratorio cellule animali che vengono riprodotte attraverso l'utilizzo di sostanze chimiche. E anche, basta, non dico tanto scegliere un'enciclopedia, basta guardarsi Wikipedia, dove vengono sottolineate quali sostanze vengono utilizzate. Credo che possa essere una cosa da fare subito, in attesa che la ricerca del CREA ci possa garantire un oggettivo dato scientifico, che non mi permetto di dare, per valutare quali rischi ci possano essere. Sottolineo ancora una volta: in alcune nazioni la carne sintetica già è diffusa, Singapore,
Israele, dove però ti fanno firmare una liberatoria per mangiare la carne sintetica che ti impegna a non attivare azioni di carattere civile se dovesse poi produrti effetti indesiderati di lunga scadenza, perché nessuno oggi è in grado di poterci dare garanzie in questo senso. Sulla vicenda del contrasto alle sofisticazioni, noi abbiamo un ispettorato che compie 35 anni, ispettorato del controllo qualità e della repressione frodi, una vera eccellenza italiana, un unicum che ha avuto la capacità in questi anni di garantire il controllo della qualità con dati significativi anche per il numero di controlli. Sono adesso 50.000 all'anno, sono stati in un'altra fase della storia 80.000 all'anno. La diminuzione dei controlli non è indotta dalla minore volontà, anzi devo dire che gli ispettori sono davvero hanno un'abnegazione eccezionale del loro lavoro, ma alla diminuzione del personale che è numericamente diminuita in maniera significativa in questi anni, e credo che sarebbe utile implementarla nuovamente, tenendo conto anche del fatto che, uso questo termine, si ripagano da solo, visto che i controlli hanno portato a sanzioni per 15 milioni di euro e 30 milioni di sequestri. Con questo numero, se implementassimo il numero, essendo controlli orizzontali, avremo anche un significativo aumento delle entrate dirette dello Stato, ma ancor più significativo l'aumento indiretto in termini di sicurezza alimentare e di garanzie per i nostri prodotti. Accanto a loro c'è le attività del Comando per la tutela agroalimentare, nostri carabinieri, dipendono direttamente dal Ministero, stiamo lavorando per aumentare significativamente il contingente e contiamo di riuscirci già dal 1° di gennaio, quasi raddoppiando il numero di carabinieri disponibile. Sarebbero gli ex forestali, o meglio ancora i carabinieri specializzati in contrasto ad alcuni fenomeni della tutela agroalimentare, del controllo dei fondi erogati che spesso purtroppo anche con meccanismi farraginosi sono preda di truffe, e anche loro hanno fatto un lavoro davvero fuori dal comune in termini di capacità di intervento con azioni che non vi elenco per non annoiarvi, ma troverete puntualmente nella relazione. Accanto a questo, che è un po' l'analisi e la fotografia di quello che c'è, entro invece nel dettaglio di quelli che sono i dati, per esempio, sul PNRR. Il PNRR ha significativamente investito su questo settore, il Ministero ha superato per ora tutte le milestone, tutte le date nelle quali bisogna rendicontare l'avanzamento dei propri obiettivi. Questa è la parte positiva. Ce n'è una tra virgolette meno positiva, che da una parte vede misure eccezionalmente attrattive, altre misure invece che sono meno attrattive e sulle quali evidentemente sarà utile ridiscutere in sede europea. Ho parlato con il collega Fitto, che conviene, ma credo che sia un obiettivo di tutti, quello di utilizzare le risorse dove servono, dove c'è quindi una forte domanda, rispetto ad altre misure invece dove la domanda non c'è, anche per la tipologia di paletti inseriti all'interno dei bandi. Ce ne sono due in particolare che diciamo sono emblematici. Uno riguarda l'acquisto dei mezzi di produzione agricola, semplifico i trattori, che noi abbiamo con il PNRR programmato di vincolare all'utilizzo dell'elettrico. È sicuramente un obiettivo nobile, ma l'obiettivo nobile è difficilmente raggiungibile mancando oggi una seria produzione di trattori elettrici. Tradotto, comprare i trattori elettrici è possibile se qualcuno li produce e li vende. In questo caso non c'è questa condizione. Una delle proposte che secondo me sarebbe saggio provare a ridefinire è dire
avendo noi la motorizzazione dei trattori va da stage 1 a stage 5, cioè la motorizzazione del diesel. Il diesel stage 5 è 95% meno inquinante dello stage 1. Quando uno va in campagna ancora trova trattori della prima generazione, quelli arancioni, insomma molto solidi, come le vecchie 500, nessuno se ne priva perché sono modelli molto semplici, senza particolari, e quindi però quelli diciamo hanno un impatto ambientale elevatissimo. Se si arrivasse a quella cosiddetta rottamazione, potremmo diciamo privarci di quei belli strumenti di agricoli e invece dotare di stage 5 che portano un impatto ambientale estremamente ridotto. L'altro è e quindi questo bando non andrà e non può andare bene per questa ragione e quindi andrà rivisto. Il secondo è sulla vicenda dell'agrisolare, un'altra cosa interessante ma che vincola l'imprenditore agricolo all'autoconsumo. E uno dice, lo fai perché era precedente, devo dire, alla guerra russo-ucraina, quindi la vicenda dell'energia non era così importante come oggi, però pone un paletto che è un paletto anche rispetto ad alcune produzioni agricole abbastanza ridicolo. La coltivazione del riso è una coltivazione che richiede un intervento in termini energetici molto elevato in un periodo dell'anno e quasi nullo in un altro periodo dell'anno. Se tu fai un impianto per l'autoconsumo, per quando c'hai una necessità scarsa di energie, è superfluo per quando il consumo arriva invece al suo apice. Se lo fai per il consumo quando è al suo apice, butti via in autoconsumo gran parte dell'energia. In questo senso noi proporremmo una logica di cloud energetico che, se fossero disponibili i gestori, abbiamo nozione informale che questa disponibilità c'è, essendo il consumo calcolato in Europa su questo bando su base annua, per sostanzialmente depositare l'energia in eccesso e riutilizzarla quando ti serve all'interno di un'ipotetica banca. Cloud va anche bene perché ormai tecnologicamente richiama immediatamente l'utilizzo che se ne può fare, non c'è uno scambio economico e quindi, diciamo, non essendoci una vendita, resta, io credo, nell'ambito dell'autoconsumo, o così, insomma, questa attuale proposta che ho provato a fare sembra non riscontrare delle criticità particolari. Altra questione che riguarda, e quindi sul PNRR, diciamo, correggere queste misure, valutare la compensazione, cioè se una misura ha una domanda in eccesso e una domande inferiori, valutare se le risorse disponibili per una misura poterle utilizzare per un'altra che è stata più attrattiva. Per quello che riguarda la siccità e gli investimenti, invece, un'altra criticità che io però non chiamo emergenza, perché l'emergenza è una cosa che capita ogni tanto. Se negli ultimi 20 anni ci sono stati 5 eventi definiti semplicisticamente siccità, evidentemente a questa fase ci si può e ci si deve abituare. L'aumento climatico previsto in termini di gradi centigradi dovrebbe essere di 2 nei prossimi anni. Questo porterà a rischi di desertificazione di altre aree della nostra nazione, anche quelle che non conoscevano il fenomeno della siccità. Abbiamo un'Italia divisa in 2, il mondo agricolo del sud è sostanzialmente abituato a questi eventi, il mondo agricolo del nord sta scoprendo la necessità di approvvigionamenti idrici per la prima volta. Su questo ci sono in realtà risorse abbastanza rilevanti, è per questo che manca qualcosa, manca una strategia che di breve, medio e lungo periodo che investa su più piani, sulle nuove tecnologie, sugli invasi, sulle dighe, su un modello normativo semplificato che permetta agli agricoltori di non avere eccessivi oneri quando manutengono il loro terreno o le vasche di accumulo. Quando noi abbiamo sovraccaricato in nome di un principio ideologico in cui tu devi mandare in discarica i rifiuti speciali, d'accordo, è giusto, ma se tu mi definisci rifiuto speciale una cosa che sta in vetta a una montagna, con ogni probabilità la persona che deve provvedere alla pulizia difficilmente attuerà questo tipo di processo.
non faccio un esempio specifico riguardante una tipologia, faccio un paradosso che è evidentemente e richiama evidentemente solamente una criticità che invece abbiamo riscontrato, per esempio, nella manutenzione delle dighe, sulle quali è difficile anche capire a quali normative bisogna far riferimento. Io da qualche giorno, cioè da quando sono arrivato, che chiedo di conoscere quelle che sono le norme che, visto che le criticità che abbiamo sono quasi spesso sono economiche, quindi quando chiedi un finanziamento è difficile ottenerlo, quando chiedi una posta di bilancio è difficile ottenerla, un cambio di norma non costa niente se questa va nel verso giusto, ma anche le norme di riferimento sono di difficile individuazione. Per semplificare, abbiamo proposto al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture una cabina di regia comune per costruire una strategia che immagini da una parte di riuscire ad accumulare acqua, ad investire sulle infrastrutture idriche, qualcuno ci scherza, quelle non ci si investe perché stanno sottoterra e quindi quando perdono non te ne accorgi, quando invece le hai finite non portano consenso perché nessuno le vede, quindi diciamo non ce se ne è occupati, ma al di là della fotografia, che non è nemmeno troppo distante in qualche caso dalla realtà, bisogna provare a semplificare alcune norme per riuscire a raggiungere l'obiettivo di realizzare le grandi opere. Le medie opere possono diventare addirittura ulteriore modo per produrre energia, l'idroelettrico ovviamente è il più classico, ma un altro dei fenomeni che noi abbiamo di dispersione idrica è dovuto all'evaporazione. Se noi immaginiamo bacini idrici coperti, immaginiamo un maggior costo, perché per coprirli ti porta un maggior costo, ma se sopra la copertura ci metti pannelli solari, quel costo diventa una potenzialità, per fare solo un esempio banale di quelle che possono essere delle ipotetiche soluzioni che vanno incontro a alcune esigenze oggettive. Accanto a questo ci vuole però anche ricerca, perché la dispersione idrica esiste. Esiste una dispersione idrica dovuta da valutazioni contingenti, molti allacci sono irregolari e quindi non vengono quantificati e quindi noi ragioniamo di dispersione idrica quando invece è semplicemente banalmente furto d'acqua. Ma abbiamo invece una dispersione idrica da evaporazione, da impianti particolarmente vecchi e anche da metodologie che possono essere modernizzate. E l'irrigazione a goccia è oggi sempre più utilizzata. Gli strumenti, e io devo dire che l'industria tecnologica italiana è veramente all'avanguardia. Noi abbiamo nella logistica e nelle nuove tecnologie un dato significativamente che è un indicatore chiaro di quelle che sono le nostre potenzialità. Noi per esempio in nuove tecnologie nell'agricoltura esportiamo quasi il 70%, significa che la nostra capacità anche in quel settore di rappresentare un'eccellenza è obiettivamente più che competitiva anche da quel punto di vista. Figuriamoci se questa la valorizziamo per modernizzare la nostra impiantistica, mettendo a disposizione del nostro mondo agricolo anche le risorse necessarie. In questo noi abbiamo anche nel bilancio voluto dare degli indicatori. Il primo sulla sovranità alimentare ha visto nella legge di stabilità un finanziamento di 100 milioni di euro che servirà a sostenere le filiere, le crisi nel mondo agricolo, non solo dovute a calamità. C'è un altro fondo per andare incontro a questo tipo di esigenza, e poi accanto a questo c'è un altro fondo di 225 milioni di euro che punta sulla innovazione, l'innovazione tecnologica, perché abbiamo notato, ma questo insomma è credo davanti agli occhi di tutti e non vale solamente in questo sistema, che le aziende tecnologicamente avanzate sono aziende più sostenibili, sono aziende che rendono di più, di solito quelle gestite dai giovani hanno questo tipo di caratteristiche, ed è proprio per questo che anche ISMEA, un altro istituto che non sto a descrivere ai presenti che ne sanno quante più di me sull'argomento, sta investendo in una serie di bandi che sostengono anche la possibilità per i giovani di dedicarsi all'agricoltura in modo professionale, facendo dell'agricoltura una risorsa importante che possa portarli anche ad avere un'occupazione o un'attività imprenditoriale di grande valore economico.
Chiudo sulla AGEA, avrete modo di discutere la proposta di nomina del nuovo direttore dell'AGEA, una importantissima agenzia che però ha avuto delle criticità che non giudico io, ma il mondo agricolo, non dipende, non voglio puntare il dito su niente e su nessuno, ma è evidente che i tempi di pagamento e di erogazione dei contributi agli agricoltori spesso sono troppo lunghi ed è per questo che va anche lì ragionato in termini di efficientamento del sistema per renderlo più fluido, in particolare nel coordinamento con le agenzie pagatrici delle 12 regioni più la Sicilia, che è in mezzo al guado da questo punto di vista, che si sono organizzate con strutture analoghe che devono omogenizzare il modo operativo. Un altro elemento io credo fondamentale è il contrasto al caporalato. Uno dei primi provvedimenti che ho firmato è la condizionalità sociale insieme al Ministro del Lavoro e al Ministro degli Interni. Si è concluso l'iter che ci permetterà da qui a poco di emanare regolamenti e normative che contrastino questo fenomeno che non solo è eticamente vergognoso, è anche concorrenza sleale per tutti quegli imprenditori che invece di utilizzare i lavoratori come schiavi li utilizzano pagandoli, dandogli il giusto riconoscimento economico e trattandoli come è giusto trattare ogni essere umano. Anche su questo abbiamo avuto nei giorni scorsi una discussione, c'è forte richiesta, ogni tanto si dice e si sostiene, sono centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili in agricoltura. C'è un allarme del mondo agricolo che chiede di occupare persone che non riescono più a trovare sul mercato interno e si rivolgono a quello che è un fenomeno che noi riteniamo molto valido, che è il decreto flussi. Decreto flussi significa programmare quelli che dovranno arrivare in modo legale nella nostra nazione. C'è un problema che il decreto flussi viene approvato a fine anno. Non è stato sottoposto nel mese di novembre il decreto flussi 2022, ma al di là del 2021 dove non è stato proprio promulgato, il decreto flussi anche negli altri anni è stato sempre varato a valle. Un decreto flussi varato a valle non è un decreto, è una fotografia, non la chiamo sanatoria, è una fotografia di quello che è già avvenuto. Noi abbiamo oggi richieste per 260.000 lavoratori che devono venire da fuori per occupare i posti in agricoltura. Abbiamo chiesto ovviamente di verificare prima se in Italia esistono persone che siano disposte a lavorare nel mondo agricolo. Lo dico con chiarezza perché è la posizione che ho ufficialmente portato. Io non credo che ci possa essere una scala di qualità del lavoro. Io mi rifiuto di pensare che noi importiamo schiavi e quindi che chi non vuole fare un lavoro in Italia, pur avendo la possibilità di lavorare, decide di non lavorare perché quel lavoro viene stigmatizzato come un lavoro infame, possa essere un lavoro che fa qualcuno che chiamiamo per disperazione da altre nazioni, perché anche sulla formazione in questo caso si è investito poco. Le due cose a mio avviso devono viaggiare insieme, verifica se esistono persone disponibili a lavorare sul piano interno e poi quello che manca ovviamente lo cerchi fuori dall'Italia, magari utilizzando quel principio sano che era stato immesso di formare le persone che vengono a lavorare, dandogli la possibilità di arrivare con la giusta formazione in Italia. Ci sono tante nazioni che sono disposte a lavorare insieme all'Italia per dare un'adeguata formazione in loco e magari dopo un'esperienza lavorativa importare nelle loro nazioni le qualità che negli anni hanno accumulato nelle nostre imprese agricole, cercando poi di riportare quella cultura e quella capacità all'interno delle loro nazioni, facendo anche crescere economie deboli. Lo dico anche in relazione a una delle attività che ho svolto e sollecitato insieme al Ministro Tajani, che ho sollecitato al Ministro Tajani, che ovviamente non può che essere d'accordo sul tipo di impostazione, che cercare anche sui fondi della cooperazione di coordinare fondi della cooperazione che non siano spesi solo in sostegno, ma che diventino un
che portino ad un effetto leva che permetta di far crescere economie locali, anche per evitare che da alcune nazioni, parlo per esempio della zona del Sahel dove si dovrebbero concentrare i nostri interventi, da dove oggi tanti migranti sono in fuga per la fame, se una fame derivante dal crollo della pastorizia, dalla siccità, che insomma pone per esempio nel lago di Chad delle criticità molto maggiori di quelle che subisce il nostro territorio, possano permettere a queste persone di vivere dignitosamente lavorando a casa loro senza essere costretti spesso a lasciare le loro famiglie e i loro affetti. Detto questo, ovviamente la sostenibilità ambientale e sociale è un elemento cardine del sistema agricolo. E ritengo che da questo punto di vista la sostenibilità, cioè la ricerca di strumenti produttivi, sia fondamentale. Bisogna lavorarci anche lavorando sulle nuove tecnologie, quelle tecnologie a mio avviso compatibili con l'ambiente, che permettono una produzione di quantità ma anche la tutela dell'ambiente, senza però rinunciare, in nome anche lì di presupposti non coerenti, a mio avviso con una strana strategia, che è quello di limitare dal giorno alla notte l'utilizzo di alcuni strumenti, parlo dei fitofarmaci per semplificare, che fanno diminuire improvvisamente la produzione in una nazione, costringendo quella stessa nazione a comprare gli stessi generi da nazioni nelle quali il controllo sull'utilizzo dei fitofarmaci, per esempio, non viene effettuata, oppure si ha consapevolezza che non risponde a nessuna degli indicatori che immettiamo. Questo è un ragionamento che possiamo fare parzialmente in Italia, con alcune deroghe che ci permettano, per esempio, di tentare di contrastare alcuni patogeni che aggrediscono alcune filiere agricole. In questo momento la vite in Emilia e Veneto in particolare ha delle criticità in questo senso, chiedono una deroga temporale per cercare di arginare questo fenomeno, però è un ragionamento che va fatto in Europa in termini organizzativi. Anche su questo abbiamo sollecitato altri ministri, ci sono tante nazioni che hanno lo stesso tipo di approccio, diminuzione progressiva e nello stesso tempo ovviamente una visione di ricerca compatibile con il nostro modello di sviluppo, cioè rispetto alla qualità, che esclude e continua ad escludere gli OGM, ma che invece intervenga su trattamenti del DNA che permettono di modificare, senza impattare sulla tipologia di specie, sul prodotto finale in senso negativo. Altro argomento che abbiamo estradato, devo dire, voglio complimentarmi anche con il Dipartimento Foreste del Ministero, perché l'Italia è stata la prima ad applicare una strategia nazionale sulle foreste. Sulle foreste c'è un po' un'Europa che non riesce a trovarsi. L'Italia in questo senso ha fatto proposte più europeiste degli altri, ci sono nazioni che fanno particolare resistenza su una regolamentazione delle foreste. La foresta è una risorsa, può essere un'opportunità. La foresta va gestita, manutenuta, utilizzata, sviluppata secondo dei criteri che non sono oggettivamente ancora individuati in sede europea, mentre in Italia una strategia forestale è stata programmata. Bisogna lavorare di più anche per distogliere da alcune definizioni un po' semplicistiche nelle quali per foresta si intende campo non coltivato. Foresta è una cosa un po' diversa, sulla quale non entro, ma è evidente che il benessere ambientale passa anche per una valorizzazione della foresta nel suo ruolo di captazione dell'anidride carbonica nell'aria. Su questo stiamo lavorando a un registro apposito. Siccome vedo che sono lunghissimo, vado per stralci. Settore ippico, l'ippica, quando è stato sciolto l'Unire, è stata passata al Ministero, ormai credo che siano 20 anni, gli ha passato competenze, il mondo è cambiato, l'Ippica, un ministero probabilmente era meno abituato di chi l'aveva gestita per anni a gestirla, ricalca pedissequamente le stesse attività che si svolgevano 20 anni fa, si è evoluti di un passo, con spese che vanno ridefinite,
con un modello di efficientamento che renda questo settore centrale anche nella sua definizione. Io dico con chiarezza, io non potevo mai immaginare che l'ippica non fosse uno sport. No, ho scoperto che l'ippica non è uno sport, è spettacolo. Io penso che invece possa essere definita in altra maniera anche come sport associato. Possa anche nella discussione il presidente della Federazione Equestre mi diceva: ma non è proprio uno sport? Sì, ma perché l'automobile è uno sport? L'automobilismo è uno sport e l'ippica non lo è. Era una contraddizione per me molto evidente. È ovvio che rientrava in un settore che nel tempo portava delle enormi entrate allo Stato dal settore scommesse, prima che il settore scommesse venisse ampliato. Prima giocavi negli ippodromi, giocavi nelle sale corse e giocavi nei casinò in Italia. Quando si può giocare in ogni bar, in ogni tabaccheria e su ogni computer, evidentemente ha perso di competitività in quel settore, ma noi spendiamo esattamente per gli stessi strumenti che utilizzavamo 30 anni fa. Una ridefinizione è necessaria proporla, anche gli ippodromi in Italia, i 43 ippodromi, forse possono essere reinseriti in un tessuto sociale in cui si valorizzi quell'attività, l'allevamento di eccellenza che ne deriva, anche la qualità di coloro che esercitano questa attività con grande professionalità. Sono tra i migliori del mondo, i driver. I fantini italiani, i nostri cavalli vincono dappertutto, in altre nazioni, sempre europee, in cui l'ippica è centrale. La Gran Bretagna lo era, oggi non è più nell'Unione Europea, ma la Francia invece lo è e ancora l'ippica è centrale in questa attività. La pesca e l'acquacoltura sono due elementi importantissimi. Negli anni abbiamo visto i nostri porti pescherecci implodere dal punto di vista del numero di navi, del numero di attività che venivano svolte. Anche lì bisogna fare una strategia coordinata che garantisca il pescaggio nei porti, che metta in condizione i nostri pescatori di avere il giusto sostegno, la giusta formazione per evitare che anche questa filiera importante, si contragga ulteriormente. Sulla fauna selvatica è un altro allarme che mi è stato lanciato trasversalmente un po' da tutto, aggrava particolarmente le criticità nel settore agricolo, danneggiando anche spesso le specie in oggetto. Su questo intendiamo intervenire in relazione alla direttiva Habitat europea, una direttiva chiarissima che mette in condizione l'uomo di essere individuato come soggetto che attraverso le sue attività manutiene il territorio. Mi permetto di sottolineare che molto spesso di quello che accade a valle è responsabilità di un'assenza di manutenzione a monte, e spesso la manutenzione a monte la svolgevano gli agricoltori, l'hanno svolta gli allevatori, e privare gli allevatori e gli agricoltori della possibilità di svolgere serenamente quell'attività crea anche dei disastri di tipo ambientale che bisogna affrontare. La modifica della 157 del 92, che ha anche dei profili di illogicità, oggi l'abbattimento selettivo dei cinghiali affidati alle province, che non hanno più questa competenza, è irrealizzabile. Quindi una riorganizzazione che vedrà ovviamente il Parlamento coinvolto, non è una decisione che si prende a monte, ma nel frattempo io ho attivato tutte le procedure per arrivare a mettere in condizione il Parlamento di avere tutte le informazioni utili, compreso un attivo confronto con le istituzioni locali e con l'ISPRA, che è l'organismo competente, oltre il Ministero della Sanità, per capire sulla peste suina in particolare, per quanto riguarda i cinghiali, a che rischi andiamo incontro. Il più banale è che se un cinghiale prende la peste suina e muore vicino a un allevamento, viene catturato vicino all'allevamento, c'è il rischio per migliaia di maiali di essere abbattuti. E siccome io credo che la vita dell'animale sia importante, ma sia importante per tutti, sia per i maiali che per i cinghiali, bisogna capire quali strumenti. Oggi l'ISPRA non ha strumenti altri che quelli che la normativa prevedeva e che vanno messi in atto, come in alcune regioni virtuose è stato significativamente realizzato. Semplificazione amministrativa. L'Italia è tutta, insomma, un po' oppressa da una serie di leggi. Questo governo ha l'ambizione di semplificare, anche con un dialogo tra i diversi ministeri. Forse è più facile per un governo, lo dico con chiarezza, è più facile per un governo politico riuscire a interloquire tra ministeri, tra ministri e anche di conseguenza tra la burocrazia, e quindi riuscire ad affrontare le criticità e provare a rimuoverli, ma anche un efficientamento del Ministero. Facevo l'esempio dell'ippica, per
può essere fatto anche in altri settori, e implementazione di organici ove è necessario, perché l'inserimento di forze fresche permette di dare risposte migliori al nostro target di riferimento, che resta ovviamente il pubblico al quale ci riferiamo. Legge di bilancio, velocemente, abbiamo preservato sostanzialmente tutti gli interventi importanti, che erano però temporanei, quindi l'esenzione dall'IRPEF per i redditi domenicali, abbiamo mantenuto la possibilità ai giovani di avviare attività agricole senza alcun contributo previdenziale. Vi ho già detto del fondo per la sovranità alimentare e di quello tecnologico per 100 e 225 milioni. Abbiamo inserito un fondo importante, 500 milioni per i più deboli. Questi 500 milioni per i più deboli saranno garantiti per coloro che hanno meno di 15.000 euro di ISEE. Io credo che possiamo utilizzarli diversamente da come contributi, non nella quantità ma nella tipologia, analoghi sono stati stanziati nel passato. Noi possiamo provare a utilizzarli come effetto leva, chiedendo alla grande distribuzione, al mondo agricolo, di metterci del loro su questi, con la logica dell'uno più uno, con la logica del prendi uno, paghi uno e prendi due, in cui lo Stato mette una parte dei soldi del contributo e dall'altra parte i produttori o la grande distribuzione mette il resto, per far arrivare questa cifra fino potenzialmente ad essere raddoppiata. Avremo un incontro con la grande distribuzione e con le associazioni agricole datoriali per confrontarci su quale possa essere il sistema migliore per arrivare all'obiettivo di utilizzare i fondi pubblici come effetto leva, garantendo ovviamente anche un virtuoso sostegno a quelli che aderiranno a questo progetto, che si dimostreranno, uso questo termine improprio in economia, generosi nei confronti dei più deboli. Per quanto riguarda il resto, avrete modo di leggerlo anche nei dati, vi ho annoiato abbastanza. Chiudo ringraziando però tutti quelli che hanno lavorato e lavorano all'interno del Ministero e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, perché hanno dimostrato in questi anni, dimostrano anche in questi giorni, una propensione all'attività che è, io credo, derivante anche dalla grande consapevolezza del mondo che stanno proteggendo con il loro lavoro e che stanno valorizzando con il loro impegno. Il mondo agricolo, dell'allevamento, della pesca, chi opera nelle foreste è un mondo sano, è un tessuto sano di questa nazione, va protetto, e io spero e credo, una cosa che ho verificato in questi giorni in sede di Parlamento europeo, parlando con i capogruppo delle principali famiglie europee, anzi di tutte le famiglie europee per la verità, no, delle principali famiglie europee, non voglio fare confusione, e con i quali abbiamo ragionato insieme di come proteggere il prodotto italiano, di come proteggere questo mondo, e in una logica trasversale che non nasce certo con me, di interesse comune, che io penso di aver notato anche nel passato nelle commissioni agricoltura, o in questo caso il Senato ha fatto un passo in avanti. Una volta il Ministero si chiamava Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, perché la grande attività italiana fino agli anni 60 era questa, e la filiera a questa collegata aveva la stessa rilevanza. Quindi oggi il Senato ha nel nome e nella commissione, mette insieme queste energie, voi lo dovrete fare con due commissioni associate. Quindi vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio voi per il lavoro che avete fatto, per il lavoro che potremo fare insieme, spero con la consapevolezza che l'obiettivo in questo caso, a mio avviso, parte dalla tutela della buona alimentazione dei nostri cittadini, della nostra economia, della qualità dei prodotti, e nel tentativo di preservare questo grande patrimonio del quale l'Italia per tante ragioni oggi ancora possiede queste grandi potenzialità da sfruttare. Grazie, grazie signor Ministro, la ringraziamo per la sintesi, perché è vero, sono stati 53 minuti, ma all'interno del quale ci ha di fatto delineato le linee dell'agire del suo Ministero, ma che su degli argomenti che su cui è ovvio che potremmo discutere e raccontare per ore. Quindi avete ricevuto tutti i commissari hanno ricevuto una copia della relazione integrale con le linee programmatiche del Dicastero. Adesso iniziamo gli interventi da parte dei deputati e senatori che si sono iscritti a parlare. Chiederei a tutti il rispetto
sarò tollerantissimo, non sarò in versione signora Rottermeier, ma cercherò di dare a tutti la possibilità di intervenire. Vi prego di mantenere il rispetto dei numeri assegnati a ciascun gruppo, quindi vi prego un'autoregolamentazione dei vostri interventi. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vaccari del PD per 4 minuti, grazie. 5 minuti. 5 minuti. No, perché se cominciamo a tirarne no, via facciamo... È stato il suo collega Franceschelli che le ha rubato un minuto sostanzialmente. Ah, vabbè, allora c'è una concorrenza interna. Cerco di non perdere tempo. Grazie Presidenti, grazie Signor Ministro. Converrà con me che parlare in questa fase storica di agricoltura non può prescindere dall'esigenza di inserire il tema in un contesto più generale della transizione ecologica, dei mutamenti climatici, di un nuovo modello di sviluppo improntato alla qualità, alla sostenibilità e alla giustizia sociale. Stabilire il nesso significa dare all'agricoltura quella rilevanza che nelle scelte è talvolta negata. Ci sono parole che evocano l'agricoltura e si contrappongono ad altre. Il buon governo del territorio, soprattutto nelle aree interne, contro il dissesto e il consumo di suolo, la bellezza del paesaggio contro la desertificazione e l'inquinamento, le produzioni di eccellenza contro la minaccia del cibo artificiale, la biodiversità contro il depauperamento faunistico. Le prime ovviamente sono la buona agricoltura, che per molti versi è già in atto e che sono un punto di forza del nostro Paese. Si tratta dunque di lavorare governo e Parlamento nei rispettivi diversi ruoli per sostenere di più lo sforzo in atto da imprese e agricoltori italiani. E allora ci chiediamo come fare, andando oltre i buoni propositi che anche lei, signor Ministro, ci ha illustrato, come tradurre le misure in azioni e provvedimenti. E su questo misureremo e valuteremo ovviamente l'attività del governo, consapevoli a partire dalla legge di bilancio che ci dividono politicamente approcci e visione, ma questo non impedirà al nostro gruppo di offrire il nostro contributo di idee e di proposte. A tal proposito segnaliamo subito la necessità di maggiori raccordi istituzionali con le regioni e con l'Europa. In quella sede si giocano grandi partite, a maggior ragione ora che parte la nuova PAC. In particolare alcuni provvedimenti in corso, come la direttiva emissioni industriali, con importanti conseguenze anche per i piccoli allevamenti bovini, o regolamento sui fitofarmaci senza prevedere concrete alternative per gli agricoltori, oppure la direttiva imballaggi con il cambio di paradigma da riciclo a riuso che impatterebbe sul nostro sistema industriale ai vertici mondiali per il riciclo. E infine l'etichetta Nutri-Score che anche lei ha citato, ma che per fortuna, grazie anche al lavoro della delegazione italiana al Parlamento europeo, sembra essere uscita dai radar della Commissione, anche se occorrerà ovviamente vigilare perché non prenda piede dentro l'agenda prima della fine della legislatura europea. Un risultato che va rivendicato è anche quello sulle indicazioni geografiche, i DOP, IGP, eccetera, che lei ha ricordato, il cui relatore, l'italiano De Castro, è in fase di conclusione entro il 2023 e che consentirà di valorizzare ulteriormente un sistema che già funziona e che può essere sostenuto anche a livello nazionale perché genera valore senza utilizzare fondi pubblici, a partire dal sostegno dei consorzi di filiera. Ma per tornare alle cose di casa, crediamo che ci siano alcune criticità sulle quali si possa lavorare anche meglio rispetto alle proposte che sono state fatte in legge di bilancio. Lei ha citato il problema della flavescenza che ha attraversato e sta attraversando diverse regioni italiane sul tema della coltura della vite. Ci sono, serve una strategia nazionale, a nostro avviso, perché servono risorse per incentivare l'estirpo e l'espianto di quei terreni. Sul tema dell'ortofrutta, che è il settore maggiormente in difficoltà per il costo di lavoro, per i maggiori costi della distribuzione e della raccolta, servono proposte concrete in questa diciamo per sostenere il settore maggiormente di quanto non si è fatto. Da ultimo, le misure che sono state messe in legge di bilancio che aumentano l'accise sulle sigarette rischiano di destabilizzare la filiera del tabacco italiano, e su questo le chiediamo un'attenzione particolare, accanto a una disponibilità sul tema che lei ha citato
anche se diciamo non strategico ma importante, che interessa questo settore, e ho finito, il tema dell'Ipplica. Noi crediamo che si possa fare dei passi in avanti rispetto a ciò che è stato fatto, premiando l'innovazione e la multidisciplinarietà degli impianti. Grazie, grazie onorevole Vaccari. Ha facoltà di intervenire adesso l'onorevole Cerreto. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro. Io esprimo un sostanziale apprezzamento per il contenuto delle linee programmatiche esposte nella seduta odierna, ringraziandola a nome del gruppo di Fratelli d'Italia. In prima istanza, infatti, ci appaiono molto chiare le finalità che il Dicastero si prefigge, a cominciare proprio dal cambio del nome voluto dal Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, mettendo al centro il principio già nel nome del Ministero della Sovranità Alimentare. Il concetto della sovranità alimentare rimette al centro il principio dell'affermazione e della tutela del Made in Italy, delle tradizioni, delle produzioni, dei nostri territori rurali, affermando appunto questa identità attraverso un nuovo protagonismo attivo della nostra agricoltura in Italia e in Europa e oserei dire nel mondo. A partire dagli agricoltori, i veri custodi di questo immenso patrimonio, le nostre aziende, il sistema delle filiere, i consorzi, le associazioni di produttori sono di fatto la spina dorsale del nostro sistema agroalimentare che deve essere modello di best practice a livello mondiale. In questo contesto il tema della sovranità alimentare, inteso come il diritto di una nazione di individuare e tutelare il proprio sistema agroalimentare in alternativa al tentativo crescente di omologazione ad opera di centrali economiche e multinazionali, gruppi di potere che operano quotidianamente per affermare valori che tendono a ridimensionare il nostro grande patrimonio agroalimentare e la nostra biodiversità, vorrei ricordare, che è unica al mondo. Tutto questo passa ovviamente attraverso delle azioni che lei, che da poche settimane è ministro delle politiche agricole, ha già di fatto posto in essere. Particolarmente incisiva è stata l'azione ministro sua e della delegazione italiana per bloccare il tentativo di regolamento orizzontale della Commissione europea che voleva di fatto azzerare i contributi per un'attività importante come quella delle promozioni che avrebbero visto privati di fondi consorzi importanti, carne rossa, produttori di carne rossa, produttori di insaccati e di vini che rappresentano prodotti per noi centrali nel nostro sistema agroalimentare, così come è stato apprezzato e sostenuto il netto contrasto al Nutri-Score sia in sede comunitaria ma anche in sede nazionale con le mozioni che sono state presentate, denunciando sostanzialmente questo tentativo maldestro di voler creare delle asimmetrie informative a partire appunto dal consumatore che dovrebbe essere al centro di un sistema di tutela importante e nazionale. La battaglia contro il cibo sintetico va poi ovviamente a ruota ed è stato apprezzato particolarmente la sua posizione netta e chiara sulla battaglia non solo contro il cibo sintetico ma anche a voler vietare sostanzialmente l'introduzione e la commercializzazione dello stesso. Io penso che su queste linee programmatiche, su questi temi, l'Italia deve tornare ad essere centrale anche nelle altre sedi comunitarie e internazionali, Ministro, per difendere il concetto di qualità che è centrale ed è il nostro vero volano di sviluppo e di centralità. Sedi, le ricordo, nelle quali va difeso il principio di qualità, come il Codex Alimentarius, il COI, l'ICAT, l'OEVE, l'UNECE, tutte strutture importanti dove noi andiamo a negoziare e che troppo spesso invece hanno visto l'Italia lontano da posizioni invece come quelle da lei declinate oggi. Bene il contrasto del caporalato, bene la riforma dell'Ippica, è stato particolarmente apprezzato da parte nostra, Ministro, i 500 milioni voluti per il contrasto al caro carrello che secondo me andrebbero anche armonizzati
con quelle importantissime misure che nel FEAD l'AGEA dà a sostegno già di coloro che sono meno abbienti attraverso le organizzazioni caritatevoli, come questi 500 milioni potranno essere utili anche rispetto a quello che lei ha detto nel combinato disposto appunto della partecipazioni delle multinazionali, della grande distribuzione, anche ad un altro aspetto importante che è molto attuale secondo me, che è quello appunto della lotta allo spreco, dove il Ministero può essere davvero un importante player. Importante da parte mia, la voglio sottolineare come ultima cosa, il ricordo, la sua sensibilità e il sostegno al personale del Ministero, 760 unità, grazie alle quali molto spesso questo lavoro viene dimenticato, grazie ai quali probabilmente, se l'Italia oggi ha questa dimensione, è anche al loro quotidiano lavoro e al loro quotidiano impegno. Grazie. Grazie onorevole Cerretto. Ha facoltà di intervenire ora l'onorevole Castiglione. Sì. Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie per l'intervento. Chiaramente noi ci riserviamo di conoscere meglio nel dettaglio tutte le azioni che ha messo in campo oggi. Sono state messe una serie di iniziative, di impegni che il Governo ha assunto. Chiaramente molti sono anche espressione per capitoli, quindi avremo modo di dettagliare meglio. Ci sono alcuni temi, per esempio, noi veniamo fuori da una drammatica esperienza, che è quella che ci ha visto di fronte alla crisi della produzione, una crisi delle scorte mondiali. Noi non dimentichiamo, e lei ne ha fatto cenno, però non dimentichiamo che oggi Cina e India, nel periodo pandemico, nel periodo di questa grande crisi tra Ucraina e Russia, Cina e India oggi posseggono quasi un anno di autosufficienza di scorte alimentari, mentre il nostro paese forse avrà 30 giorni di sufficienza alimentare. Forse ci dobbiamo impegnare su questo, sul tema delle scorte mondiali, perché in Europa nel 20 e nel 21 ci sono state anche drasticamente sono state ridotte le nostre scorte, perché c'è stato un periodo di lunga siccità, ci sono state eccesso di calore, quindi ci sono le scorte assolutamente ridotte, e quindi per noi uno dei temi che possiamo porre, per esempio, se signor Ministro lei per il futuro vorrà porre proprio un monitoraggio delle scorte, diventa fondamentale per il nostro Paese, perché non dimentichi che noi siamo un Paese di esportatori, noi siamo grandi trasformatori, ma siamo un Paese che poi esporta oltre il 60% delle nostre produzioni, quindi noi siamo un grande Paese di trasformazione, così come anche a mio avviso va chiesto in Europa con maggiore forza, cioè da parte sua una maggiore trasparenza. Non dimentichiamo che la Serbia, che è in una fase di preadesione, e l'Ungheria, che è un paese dell'Unione Europea, durante tutto questo periodo hanno provato a trattenere le scorte per i loro paesi. Poi fortunatamente è intervenuta l'Europa, poi si è aperto il porto di Odessa, quindi c'è un grande tema che riguarda anche la trasparenza all'interno dell'Unione per quanto riguarda questo tema delle scorte. Chiaramente il tema che è posto, a mio avviso, che va posto, è anche il tema della PAC. Noi siamo in avvio di partenza della nuova programmazione. Io richiederei, Ministro, oggi la nuova PAC prevede un sistema di gestione, una modalità di gestione della PAC che è assolutamente originale tra Stato e Regioni. Lei come pensa di conciliare questa esigenza di gestione unitaria del piano strategico? Questo è imposto dall'Unione Europea. C'è l'esigenza di avere un piano unitario e quindi dobbiamo vedere come dimensionare bene, come conciliare bene anche la richiesta di maggiore autonomia che viene oggi dalle regioni. Quindi l'esigenza di un piano unitario con il nostro piano strategico risponde a tutto questo, a questa esigenza. Poi ci sono altri temi, sono stati lungamente discussi, quindi il tema dei dossier, dei fitofarmaci, delle emissioni, sono dossier molto importanti che a mio avviso dovranno vedere il Paese in prima fila. Poi io chiudo per dare la parola anche alla collega Gadda,
successivamente, a mio avviso, uno dei temi principali. Lei ha fatto cenno ad altre risorse che sono state inserite all'interno della legge di bilancio sulla digitalizzazione. Non vorremmo che il tema della digitalizzazione fosse riservato solo per alcune grandi aziende, grandi imprese, ma che fosse un patrimonio diffuso per le piccole imprese del nostro paese. Quindi c'è questo tema della digitalizzazione e a mio avviso l'unica operazione vera che bisogna fare al Ministero in questo momento: noi abbiamo le risorse della PAC, partono i piani di sviluppo rurale, ci sono risorse nel PNRR che parlano di agricoltura, nel fondo sociale, nel fondo di sviluppo e coesione, quindi è chiaro che va fatto un coordinamento e va rilanciata una strategia. Do la parola poi successivamente alla collega Gadda, quindi un maggiore coordinamento, perché quando parliamo di semplificazione, glielo dico per esperienza diretta, ogni qualvolta abbiamo immaginato una legge che semplifica, abbiamo sempre complicato tutto, quindi cioè, non proponiamo ulteriore semplificazione, ma facciamola effettivamente e soprattutto coordiniamo la mole di risorse che oggi sono assolutamente significative. Grazie onorevole Castiglione, non faccio arrabbiare la collega Gadda, lasciamo oggi, adesso la parola alla senatrice Licheri. Eccoci, grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Allora, parto dalla condivisione dell'ampio spazio che viene dedicato al Made in Italy agroalimentare. Ebbene, non possiamo che condividere tutte le misure volte alla sua promozione. Il Made in Italy agroalimentare è per definizione un'eccellenza da difendere a partire dalla stessa trasparenza su indicazione dell'origine in etichetta. Siamo il paese europeo con più marchi di tutela, lei lo diceva prima, dopo IGP, STG. La nostra agrobiodiversità ci permette di essere la culla di un modello alimentare, quello mediterraneo, che rappresenta un patrimonio culturale ancor prima che economico. Sulla difesa di questo patrimonio ci vedrà ovviamente sempre collaborativi, in particolare nei confronti di iniziative quali il Nutri-Score, che con la pretesa di semplificare le indicazioni alimentari in chiave nutrizionale mortifica invece la varietà alimentare di cui siamo portatori e presenta in maniera distorta i nostri prodotti alimentari. Il Movimento 5 Stelle con il Ministro Patuanelli ha fatto tanto su questo fronte, anche sui tavoli europei, ad esempio promuovendo un sistema di etichettatura alimentare comune, più equilibrato e funzionale. Riteniamo sia un lavoro da preservare e valorizzare, condivisibile anche da parte del vostro governo. Le linee programmatiche descritte ci trovano su più punti, no? D'accordo, però ciò che emerge è uno sforzo in manovra non all'altezza delle dichiarazioni di intenti. Lo dico nello specifico riguardo agli stanziamenti effettuati. Se è vero, e qui vado a leggere, che il Fondo per la Sovranità Alimentare che pensate di istituire nelle vostre intenzioni dovrebbe rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale anche attraverso interventi finalizzati alla tutela, alla valorizzazione di cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, uno stanziamento di 25 milioni all'anno per ciascun anno 2023 al 2026 appare purtroppo decisamente insufficiente. Discorso analogo vale per il Fondo per l'innovazione, di cui lei prima ha parlato, che per supportare investimenti tecnologici, soluzioni robotiche, piattaforme e infrastrutture 4.0 stanzia 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Appare decisamente poco ambizioso. Concludo con una riflessione, al di là degli intenti condivisibili. Spesso succede al cambio di governo un cambio di procedure, di regole, di strumenti, nella convinzione di far meglio dei predecessori o marcare comunque una propria linea di indirizzo, dimenticando che ciò che soprattutto serve alle nostre imprese e a quelle agricole nello specifico è la certezza del quadro di riferimento e delle regole del gioco, la continuità degli strumenti.
L'auspicio è quindi che nell'interesse dei destinatari veri della politica agricola ed agroalimentare, i nostri agricoltori, pur nell'affermazione della politica del governo, e ci mancherebbe, si dia per quanto possibile stabilità al quadro di riferimento e continuità agli strumenti, perché loro, i nostri agricoltori, possano concentrarsi nella produzione e negli investimenti. Mi riferisco nello specifico al pacchetto 4.0 che mi sembra di notare, insomma, un suo ridimensionamento. Ebbene, noi ci crediamo tanto, anche perché ha aiutato numerosissime imprese del settore agricolo. C'è poi, per esempio, in questi giorni si parla tanto della proroga del beneficio fiscale, che ha anticipato il 20%, che ha difficoltà a concludere l'iter. Ecco, su questo gli agricoltori ci chiedono prontamente delle risposte, e io sono qui a chiederle a lei. Grazie. Grazie, senatrice Licheri. Ha facoltà di intervenire ora l'onorevole Nevi. Grazie, Presidente. Signor Ministro, grazie. La sua relazione l'abbiamo ascoltata più che letta, perché non c'è stato modo, però molto bene. Noi, Forza Italia, diciamo, sostiene e condivide le linee essenziali che lei ci ha voluto rappresentare. Mi limiterò a dire alcune cose a cui Forza Italia tiene particolarmente e che forse per brevità non sono state inserite nella sua relazione. Noi pensiamo che bisogna fare uno sforzo ulteriore per le filiere. Il futuro dell'agricoltura italiana è sicuramente, senza dubbio, agganciato alla possibilità, alla necessità che l'agricoltura e l'industria costruiscano un'alleanza virtuosa in nome del Made in Italy, che possa poi sfociare in un aumento delle esportazioni ancora, e anche possa sfociare nella predisposizione di un cibo di qualità a disposizione dei nostri concittadini italiani e nel mondo. È chiaro che al Made in Italy corrisponde chiaramente anche un ritorno in termini di sviluppo turistico per il nostro paese, e su questo l'agricoltura è un presidio fondamentale anche per la tutela del paesaggio. È evidente che tutto questo però ci deve spingere a porre un'attenzione in più al mondo agricolo. Sappiamo perfettamente che invece il valore aggiunto spesso si ferma nella parte, diciamo, finale della catena, invece dovrebbe essere ridistribuito nella parte iniziale, quindi al settore primario in particolare. Ecco, noi abbiamo fatto una riforma insieme ai colleghi della Commissione nella passata legislatura, che è stata quella del settore, per esempio, della birra, un esempio virtuoso per quanto riguarda la strutturazione della filiera del luppolo, che aveva portato anche a un equilibrio, diciamo, tra piccoli produttori, grandi produttori. Ecco, siccome non l'abbiamo vista nella manovra, gli chiediamo qual è la sua idea su questo. Era stato fatto un lavoro veramente molto importante, noi abbiamo bisogno di rendere strutturale quella riforma. Stesso discorso per l'Ippica, abbiamo discusso molto sull'Ippica nella passata legislatura, eravamo arrivati alla definizione così di un assetto che prevedeva la direzione al Ministero, finalmente dotare l'Ippica di una governance forte all'interno del Ministero, proprio per sopperire quelle problematiche che pure lei ha evidenziato. E su questo vorremmo anche qui sapere se condivide questa impostazione. Per quanto riguarda il tema della zootecnia, il comparto che ha sofferto di più, indubbiamente, una doppia crisi, quella dell'energia e quella delle materie prime, che ha prodotto una doppia inflazione a carico degli imprenditori zootecnici, e quindi il tema adesso agganciato anche dell'energia. Assistiamo in queste ore a una folle iniziativa del GSE che ha inviato agli agricoltori che hanno un impianto fotovoltaico una bolletta molto salata, con fatture di pagamento che arrivano addirittura a andare oltre quelle che sono
quella che è l'imposizione sui grandi gruppi diciamo, che producono energia elettrica, arrivando addirittura all'85-90% tassazione. E quindi su questo speriamo che si possano rivedere le cose, proprio perché questo penalizza soprattutto anche il settore zootecnico, che si è per tempo diciamo peritato di costruire anche degli impianti per l'autonomia energetica. C'è poi il tema delle NTA, le nuove tecniche di evoluzione assistita. Noi abbiamo già predisposto un disegno di legge che sottoporremo all'attenzione della Commissione. C'è tutto il tema della pesca, che ci sta particolarmente a cuore, di cui fra poco parlerà il collega Gatta. Il tema molto molto importante dell'attuazione della PAC. Bisogna necessariamente sbrigarsi a definire il quadro sanzionatorio e partire con l'attuazione delle misure e prevedere la famosa autorità di gestione per definire una governance efficace, ho finito, a livello nazionale. Chiudo sulla certificazione dei crediti di carbonio, che può essere un asset veramente importante anche per i silvicoltori. Per questo, insomma, noi proseguiremo a stimolare il governo come abbiamo fatto fino ad oggi, cercando una collaborazione piena con il Ministero e con lei, Ministro, in particolare. Grazie. Grazie, onorevole Nevi. Ha facoltà di intervenire ora la senatrice Biancofiore. Ok, non era successo precedentemente. Appunto, al centro dell'agenda del governo l'agricoltura, che appunto è non solo la radice della nostra tradizione, ma anche diciamo noi italiani in particolar modo, come lei ricordiamo, siamo leader nella qualità della produzione agroalimentare. E grazie anche per la lotta pervicace contro i cibi Frankenstein, come li chiama lei, e la sovranità alimentare, che condividiamo pienamente. Due flash su due problemi importanti che riguardano la mia terra, il Trentino Alto Adige, che lei conosce molto bene, e purtroppo anche tante altre regioni italiane. Il problema dei lupi e degli orsi, che però non sono nocivi per gli uomini, ci tengo a sottolineare, e che sono stati dall'uomo reintrodotti nelle nostre montagne, magari in maniera anche scellerata, solo per fare magari del turismo anomano, e delle mafie dei pascoli, sulle quali ci sono indagini anche delle procure anche nel mio collegio del Trentino. Sui lupi e gli orsi, io sono, lei lo sa, notoriamente molto animalista, ma non sono fanatica, e capisco che sia assolutamente necessario mettere mano al problema, anche perché animali sono i lupi, ma animali sono anche le pecore, le mucche, i cani, che dai branchi dei lupi vengono sbranati, apportando dolore e grave danno economico ai nostri allevatori e alle loro famiglie. Quindi capisco la necessità assoluta di mettere mano alla legge, la 157 del 1992, come lei ha ricordato, ma magari anche con l'aiuto di associazioni animaliste oggettive, con il contributo del Parlamento, auspico che lei tenti di evitare la libera mattanza in favore di campagne magari di sterilizzazione possibili, anche con incentivi agli addetti al settore venatorio, che conoscono molto bene dove si annidano appunto i branchi, per esempio, di lupi. Per quanto, una cosa questa ribadisco molto importante per la mia terra, e che è appunto in linea con la direttiva Habitat, come lei ha bene ricordato, altrimenti contadini e allevatori rischiano di abbandonare la montagna, che è un fenomeno purtroppo molto sentito e che porta nocumento al nostro paese. Per quanto riguarda invece la mafia dei pascoli, la prego di aprire un focus fortissimo presso il Ministero, magari di dar vita proprio ad una vera e propria struttura di missione, per affrontare il problema dei titoli PAC, che sono stati prima appunto ricordati, ma che sono, come dire, fattore di scambio e di delinquenza per, in questo momento, attribuirsi illecitamente i fondi europei. Ed è un problema appunto che, come sa, è venuto alla luce non soltanto con le condanne dei Nebrodi in Sicilia,
in Abruzzo, ma anche purtroppo nelle valli del Trentino, e questo ovviamente mi preoccupa molto, perché abbiamo scoperto anche nel mio Trentino che non siamo esenti da infiltrazioni mafiose. Io ho fatto parte la scorsa legislatura della commissione antimafia, e anche c'è questo fenomeno anomalo, appunto, delle aste anomale, appunto, sulle Malche. Una mafia che non si vede, questa, ma che si sta annidando nel nostro paese a macchia d'olio, e alla quale lei può oggettivamente porre un freno. In ultimo, una proposta che riguarda in particolar modo quello che può essere un nuovo tipo di economia legata sempre al settore florovivaistico, e cioè quello di dar vita, con il suo contributo e il contributo del Ministero, ad una serie edilizia urbanistica florestale, la chiamerei io, ovvero le famose terrazze verdi, che sono tipiche per esempio del nord della Germania. Ecco, con questo non solo si abbassano i consumi, si può fare magazzino dell'energia, e quindi appunto far fronte al problema energetico che stiamo vivendo, si abbattono le CO2, si usa dire, con una modalità molto nordica del nord Europa, che se ogni abitante sulla terra piantasse 4 alberi probabilmente verrebbe abbattuta tutta la CO2. Ecco, vorrei che il Ministero potesse emanare queste norme, che appunto hanno costo zero, per poter dar vita ad un nuovo tipo di economia che non solo abbellirebbe le nostre città, ma soprattutto le risanerebbe sotto molto i punti di vista economico, della salute, appunto, e ovviamente anche energetico. Grazie mille. Grazie, senatrice Biancofiore. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Forattini. Grazie Presidente, signor Ministro. A proposito di certezze venute meno, quest'estate l'agricoltura italiana è stata messa a dura prova da una siccità che non dobbiamo considerare un fenomeno da archiviare. I cambiamenti climatici stanno mostrando i loro effetti drammatici, come mostra dolorosamente anche la tragedia di Ischia. Servono soluzioni sulla gestione del suolo e una vera e propria politica nazionale sull'acqua. Passi avanti sono stati fatti, ma non sono ancora sufficienti. È stata istituita l'autorità di distretto idrografico, ma la scarsità di risorse, di personale e strumenti ne limita pesantemente l'efficacia. Molti studi danno la direzione verso il risparmio idrico in agricoltura, ma ancora siamo il fanalino di coda nel riutilizzo di acqua, secondo ad esempio la Corte dei Conti europea, mentre il sesto censimento sull'agricoltura ha messo in fila obiettivi e strumenti di governo della risorsa idrica, purtroppo ampiamente disattesi. Il CREA, come lei ha citato, ha istituito un database per fornire informazioni al mondo agricolo e supportare le scelte colturali più in linea con il risparmio idrico. Un'opportunità, come è stato detto, viene anche dal PNRR, che mette a disposizione 880 milioni con l'obiettivo di aumentare del 40% le fonti di irrigazione dotate di contatore. Dei 2 miliardi da investire invece in infrastrutture idriche, solo 350 milioni sono destinati a 20 grandi bacini, troppo pochi, e comunque non c'è ancora nessun progetto. Ecco, signor Ministro, se vogliamo la sovranità alimentare e non il sovranismo, dobbiamo invertire i risultati ottenuti dalla nostra agricoltura in quest'ultimo anno, altrimenti rischiamo che tanti obiettivi restino sulla carta. Il distretto del Po, dal quale provengo, da solo genera il 40% del PIL italiano fra produzione agricola, industriale, zootecnica ed idroelettrica. Un modello costruito su un'abbondanza d'acqua che da quasi 30 anni non c'è più, ma si è continuato a utilizzarne più di quella disponibile. A luglio per la prima volta l'acqua salata è entrata nel delta del Po, con conseguenze disastrose sulle produzioni di grano, mais, soia, erba medica. Dal 2014 esiste il Piano Strategico Nazionale per l'adattamento ai mutamenti climatici, che propone strategie per mitigare i danni della siccità, costruire invasi per trattenere l'acqua piovana, riprogettare i canali di irrigazione, investire in sistemi di irrigazione intelligente, riprogrammare le coltivazioni in base alle risorse idriche disponibili. A che punto siamo? Coldiretti ha stimato che occorrerebbero 10.000 bacini di accumulo, 1.000 laghetti in montagna e alta collina da realizzare con i fondi del PNRR, 6.000 piccoli invasi aziendali da realizzare con i fondi dello sviluppo rurale e 3.000 di dimensioni più grandi con le risorse europee del Fondo di Sviluppo di Coesione. Signor Ministro, è necessario mettere a terra tutti quei sistemi che permettano di non disperdere acqua, come appunto l'irrigazione goccia a goccia che lei ha ben citato.
Le chiediamo di investire sulla digitalizzazione e sulla relativa formazione, perché è dimostrato che l'agricoltura di precisione fa risparmiare, ad esempio, il 10% di acqua per ogni ettaro di mais, il 12% per gli ortaggi, il 15% per i frutteti e il 20% per la berbabietola. Un beneficio per le risorse idriche, ma anche un risparmio per le aziende agricole italiane che quest'anno hanno registrato perdite pari a 7 miliardi. Cruciale poi, come detto, è puntare sulle coltivazioni che ottimizzano l'utilizzo di acqua, selezionando le colture e promuovendo incentivi per l'adozione di pratiche agricole più sostenibili. Ecco, obiettivi ambiziosi che crediamo però possano essere raggiunti mettendo in campo tutti gli attori e migliorando il monitoraggio. Per cui, come ha ben detto lei e anche noi condividiamo, serve istituire una cabina di regia nazionale presso Palazzo Chigi, che coinvolga i ministeri interessati, noi aggiungiamo anche il Ministero dei Beni Culturali, le regioni, la protezione civile, le autorità di distretto, i consorzi di bonifica, le associazioni di impresa, i gestori idrici ed energetici. Anche noi, come lei, vogliamo la sovranità alimentare, ma per raggiungerla serve una nuova politica agricola lungimirante. Grazie. Grazie, grazie onorevole Forattini. Facoltà di intervenire, senatore Bergesio. Grazie. Grazie Presidente, grazie signor Ministro, cogliamo gli aspetti positivi e sono tanti, sono molti del suo intervento, a partire dal contesto in cui noi stiamo lavorando, soprattutto dall'inizio del suo mandato in cui si è data questa espressione forte di sovranità alimentare, ma anche di sovranità per la difesa del Made in Italy, la grande capacità da subito di dare ai nostri agricoltori, a coloro che producono, alle filiere agroalimentari italiane, una difesa, uno scudo importante, non solo per quello che sta succedendo a livello europeo, ma anche per quello che sta succedendo a livello mondiale. Ha citato l'Italian Sounding. Ebbene, noi come Lega abbiamo presentato già il disegno di legge numero 17 e penso che ormai a breve sarà calendarizzato in Commissione Agricoltura, nel quale andiamo a chiedere il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, per essere molto chiari e molto espliciti, perché se l'identità passa attraverso le persone che vi operano, chiaramente questa è la figura fondamentale. Poi chiediamo anche l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura, perché lo rende merito non solo quello in termini del ringraziamento religioso, ma anche di una cultura diversa, a partire da, come ha detto anche molti colleghi, l'ha detto lei in precedenza, a partire anche dalle scuole. La difesa dei Made in Italy è certamente un tema molto importante. Lei ha parlato di sostegno anche al reddito degli agricoltori a favore dei giovani e delle donne. Sappiamo che su questo tema Ismea ha fatto un'ottima attività, è stato riaperto il bando più impresa, occorre, signor Ministro, sicuramente che valutiamo nella legge di bilancio qualche risorsa in più, perché a fronte dei, mi pare, gli 8 milioni di euro all'anno, quasi 9 milioni di euro che è in dotazione questa misura, ci siano domande per circa 50 milioni di euro, perciò magari se riusciamo tutti insieme come governo a fare uno sforzo, comporterà sicuramente dei risultati importanti per i nostri agricoltori, ma soprattutto per i giovani, per il ricambio generazionale, per coloro che stanno lavorando sul tema dell'innovare la propria impresa, la propria azienda. C'è anche l'altro tema importante, quello delle garanzie, che si collega a quanto noi abbiamo approvato nel tagliaprezzi l'articolo 21, proprio in quest'anno 2022, nel quale noi abbiamo definito una misura per cui è possibile ristrutturare il debito grazie alle garanzie di Ismea, e qui io credo che il fatto che le garanzie vengano portate da 1,5 milioni a 5 milioni di euro per azienda agricola è un'altra misura importante. E mi complimento per il fatto che il governo è riuscito a mettere 800 milioni di euro sul fondo per le piccole e medie imprese, se il 10%, come è solito essere, spetterà di Ismea, 80 milioni arriveranno per questa misura molto molto importante. Però, signor Ministro, le chiedo di fare uno sforzo come governo per quanto riguarda il vincolo del de minimis in agricoltura. Lei sa che ormai 25.000 euro per un'impresa agricola sono veramente poca cosa. Se si riuscisse a lavorare a livello europeo per portare il de minimis come gli altri settori produttivi almeno 200.000 euro per impresa, io credo che sia un'azione molto molto importante, che nessuno ci è riuscito, perché noi sono anni che ne stiamo parlando di questo, c'è un confronto a livello europeo,
però probabilmente anche la capacità, la sua capacità di essere, di sentirsi rappresentare un paese che difende le produzioni, questo ci dà forza e ci dà coraggio. Il contrasto alla siccità. Il contrasto alla siccità sono temi importantissimi. Noi sappiamo che nel nostro paese abbiamo 12 miliardi di metri cubi di invasi che ogni anno captano acqua e riescono a distribuire l'agricoltura. La potenzialità è di 55 miliardi, riuscissimo ad arrivare a 15 miliardi di metri cubi sarebbe tanta cosa. Però ecco, noi abbiamo presentato nel DL aiuti bis un ordine del giorno che poi abbiamo fatto anche votare in aula, sul quale si chiedeva, anche a fronte di un momento di così grande difficoltà, l'inserimento della figura del commissario straordinario per la siccità, che potrebbe poi avere anche una sua diramazione territoriale identificata nelle regioni o nei governatori o in chi per essi, per veramente individuare quei siti nei quali gli invasi possono essere realizzati e che vengano attuate le cose, perché poi alla fine tra i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i fondi messi a disposizione dal Ministero, lei parlava anche di ulteriori risorse, secondo noi si possono realizzare nella misura in cui riusciamo a identificare anche questo aspetto, e noi lo ripresenteremo questo emendamento, credo anche già nell'aiuti quater, perché è un emendamento importante che aveva avuto solo un vincolo sulla ragioneria per delle problematiche che non siamo riusciti a comprendere bene, però lo ripresenteremo. Per quanto riguarda, ecco, le cito un aspetto ancora, i danni alla siccità, lei sa che sono stati messi a disposizione 200 milioni di euro per l'anno 2022, poca cosa, perché se si parla che i danni della siccità superano i 3 miliardi, ecco, le chiedo soltanto che vengano monitorati e vengano elargite queste risorse, perché se no continuiamo a parlare di cifre che poi nelle regioni sono in grado di far avere ai propri agricoltori che hanno subito i danni e alla fine diventa un disastro. L'aspetto relativo anche qui alla siccità, ci sono anche delle misure minime che potrebbero essere importanti, il credito d'imposta per i consorzi irrigui che attualmente non è attuabile perché non sono società commerciali, ecco, sarebbe importante riuscire a fare in modo che se i consorzi non riescono, gli enti irrigui riconosciuti non riescono a recuperare questi crediti d'imposta, perlomeno questi crediti d'imposta vengano riversati sugli agricoltori che sono soci dei consorzi, in modo che possano recuperare il differenziale delle spese in più dell'energia elettrica che hanno avuto in questi anni così complicati. Sulla fauna selvatica apprezziamo il suo sforzo, crediamo che una modifica ormai della 157 del 92 sia importantissima, non solo imminente, perché a questo punto dobbiamo sicuramente lavorare in questo senso. Per quanto riguarda la politica agricola comune, le risorse messe a disposizione sono tante, però sappiamo bene che lei avrà a che fare con una preoccupante crescita dei costi, con l'inflazione eccetera, alla fine le risorse diminuiranno, perciò anche qui si vorrà un'aggiunta. Anche sulle agevolazioni del credito d'imposta transizione 4.0, come il credito d'imposta sud, c'è bisogno di un reinserimento, di un rifinanziamento a livello di, diciamo, di legge di bilancio. Per quanto riguarda poi l'aspetto relativo al settore tabacchicolo, della tabacchicoltura, mi ha già preceduto prima il collega, io credo che sia una sensibilità comune quello di difendere soprattutto le produzioni italiane, che sono produzioni di assoluta qualità. Mi preme poi segnalarle, signor Ministro, anche l'attenzione al tema che riguarda la filiera brassicola, quella della birra, che diventa fondamentale, il fatto che le accise, se si riesce a tenere questa riduzione che è stata attuata, perché diventa fondamentale per il settore, che sì che ha un costo di 12 milioni di euro, però alla fine vale la pena, perché si riesce a far sì che soprattutto le attività artigianali abbiano un futuro certo. Termino con un tema importante, signor Ministro, che noi abbiamo messo a punto per quanto riguarda il taglia prezzi, il decreto legge 21/2022, che è quello relativo alle quote latte. C'è una misura che è stata attuata in quel provvedimento, che è la riapertura dei termini per la rateizzazione delle quote latte. Parliamo di 3.113 aziende per un totale di 805 milioni di multe in sospeso. Queste sono multe che potrebbero essere recuperate grazie alla riapertura dei termini della rateizzazione, i 10, 20, 30 anni a seconda di quale sia, diciamo, l'entità. Però diventa particolarmente importante. Questo provvedimento deve avere ancora
diciamo, l'autorizzazione finale da parte della Commissione europea, se si riesce ad attuare, so che in precedenza il ministro Patuanelli ci aveva provato, però era arrivato in ritardo, perché avendolo provato in ritardo questo provvedimento, alla fine non è più stato possibile. Ecco, le chiediamo se può verificare questa parte, perché sarebbe una prima risposta importante. Qui si inserirebbe anche il discorso di AGEA, però avremo modo di confrontarci, ma credo che anche col fatto di portare avanti una nuova governance probabilmente si riuscirà ad avere delle misure ancora più flessibili. Un ultimo, cito soltanto il discorso delle prestazioni del lavoro occasionale, che in agricoltura sono fondamentali. Credo che lei ha raggiunto un grande obiettivo inserendole nella legge di bilancio, perché diventeranno importantissime soprattutto per dare un certo futuro in termini di manualità e di forza lavorativa a un settore importante come quello dell'agricoltura. C'è anche il canale Horeca, c'è la ristorazione, però diciamo che questo diventa fondamentale. Grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Grazie, grazie Senatore Vergesio. Ha facoltà di intervenire l'Onorevole Gadda. Ora sì, grazie, grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la relazione che condividiamo nell'indirizzo e nella continuità anche con i governi precedenti, come giusto che sia, perché l'agricoltura raramente ha visto divisioni strumentali e il nostro approccio è sicuramente di concretezza. I pochi minuti a disposizione mi portano a fare alcune considerazioni su alcune tematiche e anche delle domande secche. La prima, sicuramente il tema della sovranità alimentare legato anche alla povertà alimentare. Condivido lo stanziamento di quei 500 milioni, chiedo soltanto un'accortezza. Non creiamo un disallineamento rispetto a norme già esistenti, e lo dico anche alla luce del fatto che scrissi nel 2016 la cosiddetta legge antispreco, che riguarda proprio il tema delle erogazioni liberali in natura, quindi quell'uno più uno che lei ricordava, che i supermercati, ma anche l'intera filiera produttiva e commerciale, potrebbero integrare rispetto alle risorse stanziate. Ecco, questo esiste già, perché esistono agevolazioni fiscali rispetto al tema delle donazioni, sia appunto con la legge 166 del 2016, ma anche con l'articolo 83 del codice del terzo settore. Quindi credo che questo sia un punto da allineare rispetto invece a un'altra questione che ritengo importante. Va fatto funzionare il tavolo indigenti, che ha sede proprio presso il Ministero dell'Agricoltura, e credo che si possa, anzi si debba, lavorare insieme per migliorare l'aspetto attuativo, perché passa troppo tempo dalla stesura dei bandi a quando quei bandi poi arrivano effettivamente al mondo del terzo settore, ma anche al mondo delle imprese che contribuiscono da quel punto di vista. E chiaramente quel tavolo potrebbe essere anche occasione per alcune sperimentazioni rispetto, ad esempio, ad alcuni processi interessanti come quello della trasformazione, che per tanti settori come quello dell'ortofrutta è fondamentale. L'altro aspetto che condividiamo riguarda l'impostazione. L'agricoltura è sempre stata messa sul tavolo degli imputati rispetto all'impatto ambientale, invece noi riteniamo come Azione Italia Viva che l'agricoltura sia protagonista della transizione non soltanto sostenibile, proprio perché è natura stessa dell'agricoltura essere multifunzionale anche in ambito sociale o nel legame col territorio, ma anche nella transizione energetica. Il punto vero, e condivido la sua osservazione, ci confronteremo su questo, è mettere a terra le ingenti risorse che sono state stanziate, perché poi gli ostacoli burocratici non consentono, da un lato, anche di consentire di intercettare un'altra sfida, che è quella di consentire alle imprese agricole maggiore redditività. E quindi il punto che lei ha toccato sull'autoconsumo ritengo sia molto, molto rilevante. La stessa considerazione di massima la faccio anche sugli investimenti idrici, perché anche qui ci sono risorse importanti che spesso però si scontrano con l'attuazione territoriale, anche con i vincoli paesaggistici in molte zone del paese, dove il paesaggio ha un ruolo importante, ma credo che ci sia un ruolo di priorità. Fauna selvatica, è venuto il tempo della modifica integrale o quantomeno di una modifica della legge 157, quindi su questo saremo al suo fianco. Ippica, domanda secca, cosa significa ridefinizione? Anche su questo io credo che questo sia uno dei settori più
bistrattati nel corso di questi anni. La direzione presso il Ministero è un aspetto importante che però sicuramente non colma alcune lacune. Alcune vanno colmate con una buona direzione in termini di efficienza dei pagamenti e di risposta al settore, ma sicuramente bisogna lavorare sugli investimenti e anche su questo abbiamo già chiesto la calendarizzazione in commissione. Ho presentato nella scorsa legislatura una proposta di legge, non tanto sulla una riforma del settore, ma quantomeno su una definizione puntuale di che cosa nella filiera dell'ippica, cosa è attività agricola, cosa è attività connessa, perché da questo ne derivano anche implicazioni non solo fiscali ma anche legate al rapporto col territorio. Pesca, tocco un tema che chiaramente su cui tutti noi lavoriamo, che è quello degli ammortizzatori sociali. La pesca è uno dei pochissimi settori che non ha ammortizzatori sociali strutturali. Tema del lavoro più ampio, noi condividiamo la scelta di aver reintrodotto i voucher. Chiaramente dovremo tutti insieme trovare uno strumento operativo in grado di garantire trasparenza e assenza di abusi. Filiera del tabacco, ringrazio il Presidente per la cortesia, soltanto alcuni secondi per andare in chiusura. Tabacco, noi siamo primi produttori in Europa, quindi credo che alcune misure inserite in legge di bilancio debbano essere quantomeno ripensate proprio per non penalizzare la filiera agricola, ma soprattutto gli investimenti che sono in campo. E l'ultimo aspetto, il bonus verde. La filiera florovivaistica ha avuto un riconoscimento attraverso il bonus verde e volevo chiedere se intende mantenerlo, incrementarlo, anche per esempio riflettendo su un ampliamento e anche un ampliamento rispetto al ruolo dei professionisti, della progettazione e del ruolo col territorio. Grazie, ringrazio il Presidente per l'attenzione. Grazie, grazie Onorevole Gadda. La parola adesso al Senatore Pogliese. Cari Presidenti, io ho ascoltato con grande attenzione l'intervento del Ministro Lollobrigida e devo dire con estrema sincerità e con altrettanta chiarezza che ho apprezzato molto le linee guida che sono state esternate, ho apprezzato molto la visione di insieme che rappresenterà la cornice entro cui si andrà a concretizzare l'azione governativa di un dicastero che è assolutamente strategico, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista identitario, come il Ministro Lollobrigida ha spiegato in maniera assolutamente nitida. Non posso che condividere, quindi, le sue riflessioni in merito alla sovranità alimentare, intesa come diritto di una nazione di scegliere e difendere il proprio sistema alimentare e decidere il proprio modello produttivo, come ha detto anche Marco Cerreto, in alternativa all'omologazione alimentare e al cibo sintetico, puntando quindi sulla qualità, che rappresenta l'elemento caratterizzante della nostra eccezionale produzione agricola e determinando quindi, questo deve essere un obiettivo prioritario che il Ministro si è posto e che condividiamo totalmente, l'aumento anche della produzione nazionale di qualità e quindi la riduzione della dipendenza dall'estero. A differenza, come è stato detto anche da alcuni colleghi, di quello che è accaduto e che accade in Europa, che talvolta invece vorrebbe garantire il cibo sintetico, la carne prodotta in laboratorio, il latte senza mucche, il kit con le polveri per fare vino e formaggio. Non posso che condividere anche, caro Ministro, la sua totale avversione al sistema di etichettatura Nutri-Score, che prendiamo atto con grande soddisfazione, è stata rinviata al 2024, che rischia di trarre in inganno il consumatore, di fuorviare il consumatore e quindi di stravolgere nel caso specifico anche lo stile alimentare della dieta mediterranea. Non posso che condividere la sua battaglia a tutela del Made in Italy. Poldiretti ha stimato in circa 120 miliardi il valore complessivo dell'Italian Sounding, credo che questo dato sia assolutamente allarmante e debba imporre a tutti gli attori istituzionali, non soltanto istituzionali, un'opera sinergica per contrastare ovviamente questo fenomeno che produce enormi danni alla nostra economia. Ritengo anche assolutamente condivisibile il rafforzamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che svolge una funzione assolutamente fondamentale
e non posso che condividere, caro Ministro, anche i suoi propositi in merito al tema delle infrastrutture irrigue. Chi vi parla proviene da una regione quale è la Sicilia, come l'onorevole Castiglione, che vive probabilmente, come ha detto lei, con più abitudine rispetto ad altre opulenti regioni del nord-est e del nord-ovest della nostra nazione, il tema della siccità, ma credo che i cambiamenti climatici abbiano incrementato questa problematica e quindi impongono soluzioni assolutamente coerenti rispetto alla gravità della situazione. Ho apprezzato anche i primi segnali che il ministro Lollobrigida ha voluto dare all'interno di alcuni capitoli con gli stanziamenti che sono stati già immaginati. All'interno di un contesto, e mi rifaccio a quello che qualche collega ha detto prima di me, di vacche magre. Io credo comunque che siano segnali importanti 225 milioni per quanto riguarda il fondo per la digitalizzazione, i 100 milioni per il fondo per la sovranità alimentare, i 500 milioni di euro per quanto riguarda il fondo per dare aiuto alle fasce più deboli, attraverso anche quel meccanismo a cui faceva riferimento prima il Ministro, sperando che quindi ci possa essere, come c'è stata anche nel passato, una condivisione anche del sistema delle imprese che può determinare un incremento significativo indiretto di questo fondo. Non posso che condividere anche, caro Ministro, quello che è stato riportato all'interno della sua relazione, allorché lei fa riferimento ad alcune iniziative in sinergia, nel caso specifico con il Ministero dell'Istruzione del Merito, per avviare campagne di sensibilizzazione e di educazione alimentare. Credo che questo sia un tema di fondamentale importanza. I nostri giovani rappresentano parziali consumatori attuali, ma soprattutto consumatori ancora più significativi del futuro, e quindi è giusto che a loro vengano impartite nozioni fondamentali sul tema dell'educazione alimentare, coerenti con la nostra anche caratteristica della produzione agroalimentare italiana. Mi permetto invece di focalizzare l'attenzione su un tema che non è stato trattato. Mi riferisco alla riforma europea delle indicazioni geografiche tipiche che è alle porte e che riclassificherà 3.400 prodotti di qualità con un fatturato che è stato stimato in circa 75 miliardi a livello europeo. Per quanto riguarda le rifluenze sul sistema italiano si parla di circa 17 miliardi. Io credo che su questo tema, come su altri, ma l'Italia deve svolgere una funzione fondamentale, sono convinto che svolgerà una funzione in tal senso, valorizzando per esempio anche il ruolo dei consorzi come forza di sviluppo dei territori. Come ho detto prima, il sottoscritto è un siciliano che vive mille contraddizioni all'interno della nostra terra, laddove troppo spesso vi è stato un retaggio culturale tipico di noi meridionali, di noi siciliani in particolare, mi riferisco all'individualismo esasperato, che gradualmente si sta superando attraverso anche e soprattutto le nuove generazioni. Ebbene, le esperienze realizzate nel profondo sud della nostra nazione, della nostra Europa, all'interno di alcuni consorzi, ritengo siano assolutamente apprezzabili e quindi credo che sia altrettanto giusto cercare di valorizzarne il ruolo. Chiudo dicendo che l'Europa svolge un ruolo assolutamente fondamentale, lo dice anche un ex parlamentare europeo che per 4 anni, insieme anche all'onorevole Castiglione, seppure in legislature diverse, ha vissuto questa esperienza, ed è stato un terreno, lo dico senza voler fare polemica, ma facendo credo una constatazione assolutamente oggettiva. Non sempre i governi che si sono alternati hanno giocato un ruolo a tutela dell'interesse nazionale. Non abbiamo giocato talvolta la nostra partita, anzi talvolta l'abbiamo giocata in campo avverso. Io ricordo a me stesso e ricordo a tutti voi quello che accadde nel 2016, quando per esempio il vicepresidente della Commissione europea Mogherini, fra le altre cose ministro degli esteri dell'Europa, in realtà si andò a intestare una battaglia per determinare l'importazione in Europa di 70.000 tonnellate esendazzi oltre di olio d'oliva tunisino, aggiuntivo rispetto alle 56.700 già sancite da precedenti accordi, all'interno di un contesto dove vi era l'Xylella che aveva massacrato i nostri uliveti, soprattutto in Puglia, fra le altre cose andando anche a superare i confini
delle proprie funzioni. Il ministro, fra virgolette, il commissario per l'agricoltura europea era Hogan, l'irlandese Hogan, non era certamente la Mogherini. Credo che quella sia stata una pagina certamente non qualificante, che ritengo non verrà più riproposta, perché credo che ci sia una sensibilità diversa in maniera plastica che si percepisce a livello anche trasversale all'interno delle delegazioni del Parlamento europeo di tutte le forze politiche. Credo che ognuno di noi debba indossare, soprattutto in Europa, la maglietta della nazionale di calcio, non quella dei club di appartenenza, per tutelare l'interesse nazionale. Sono convinto, caro Ministro, che lei saprà svolgere questa funzione. Grazie, senatore Pugliese. Do ora la parola all'onorevole Bergamini. Sì, grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Noi condividiamo ovviamente quello che è stata la sua relazione, con argomenti che dimostrano comunque la vicinanza di questo governo all'intero comparto agricolo nazionale. Non possiamo che condividere quanto sostenuto per quanto riguarda la difesa del marchio del Made in Italy contro le carni sintetiche, una campagna che ovviamente ha una valenza nazionale, che è stata sottoscritta, come ha detto giustamente lei prima, in diversi consigli comunali e sta continuando anche con un'approvazione direi quasi indiscutibile al 100% di quello che sono le proposte fatte all'interno dei consigli. Io, provenendo da un territorio, quello dell'Emilia Romagna, vorrei portare alla sua attenzione quello che è il problema del comparto frutticolo, che in questi anni, sono 4 anni, che sta subendo veramente dei gravi danni a causa della forte siccità, non solo della siccità, prima abbiamo avuto la cimice asiatica e si sono aggiunti in quest'ultimo anno anche un problema legato alle calamità naturali, che spesso non vengono comunque prese in considerazione anche dalle compagnie assicurative. Quindi le chiedo anche qui di poter aprire un tavolo con le compagnie assicuratrici per capire quali sono poi i danni che possono essere contemplati all'interno delle polizze, perché molte associazioni di agricoltori ci chiedono appunto delle deroghe anche alla legge 102 a fronte di quello che è successo proprio negli ultimi mesi all'interno del territorio da cui provengo. Le posso garantire che ci sono aziende che rappresentano un'eccellenza, da noi c'è l'intera produzione della pera che è stata messa a dura prova prima dalla cimice asiatica e oggi dal discorso delle alte temperature, e si fa riferimento non solo alla siccità ma anche ad una ondata di eccezionali temperature, quindi dovrebbe essere preso in considerazione proprio come un nuovo fenomeno, poiché a seguito di queste temperature molto elevate molti prodotti non riescono poi più ad avere una normale maturazione, quindi la produzione viene messa a duro repentaglio e anche proprio l'intera pianta del frutto. Quindi le chiediamo magari un'attenzione particolare a questo settore che rappresenta un'eccellenza, è stato messo a dura prova anche dal divieto di utilizzo di alcuni fitofarmaci al quale lei prima ha fatto riferimento, e le chiediamo anche qui uno sforzo magari di poter intervenire su quello che è la ricerca, lo sviluppo anche nella ricerca di nuovi prodotti che siano alternativi a quelli che potevano essere utilizzati prima in agricoltura e che permettevano di debellare alcune malattie della pianta, come la maculatura bruna nelle pere, che mi viene in mente in questo momento perché è una di quelle più sentite al territorio da cui provengo. Faccio anche presente, ben venga il controllo da parte di CQF ed RF che andrà ad aumentare quello che sono i controlli, poiché sui nostri mercati spesso arrivano prodotti da mercati stranieri che fanno concorrenza a quello che sono le nostre imprese agricole, le nostre eccellenze, e quindi ben venga in quella direzione un aumento dei controlli per evitare appunto una concorrenza sleale. E qui le chiedo anche eventualmente di poter aprire un tavolo per fissare un prezzo minimo di quello che sono i prodotti agricoli, proprio per evitare che siano concorrenze sleali, ma che si parta effettivamente da quello che è il costo del prodotto, quanto costa l'agricoltura produrre un frutto, produrre un alimento, e partire da quello per poi fare un prezzo di mercato, proprio per evitare che ci sia una speculazione da parte dei grandi produttori e soprattutto da parte di quella filiera che nulla ha a che fare con l'agricoltura, ma che diventa più che altro solamente una speculazione vera e propria per il mondo agricolo. Io non voglio dilungarmi oltre, la ringrazio e credo che ci sia da parte di questo governo la voglia e la vicinanza di essere
vicino al mondo agricolo, ma soprattutto di promuovere quello che è l'eccellenza del nostro prodotto, ai quali siamo sempre stati abituati da anni e che non intendiamo sicuramente andare a sostituire con prodotti chimici che non provengono da quello che è la base della nostra agricoltura. Grazie ancora. Grazie onorevole Bergamini. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Gatta. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Le confesso che sono stato preoccupato sino a quando non è stata menzionata la pesca, che è stata per decenni ritenuta una sorta di sorellastra dell'agricoltura. Mi sono poi tranquillizzato ascoltando il suo puntuale intervento ed ancor più allorché ci è stata consegnata la relazione in cartaceo, che ho apprezzato per la sua esaustività, per la sua lucidità, per la compiutezza dei temi trattati. E sa bene quanto la pesca, ma ci aggiungerei anche l'acquacoltura, siano settori importantissimi per la nostra economia nazionale e funzionali anche alla gestione integrata di molte aree costiere, dove il rapporto mare-terra è interattivo, identitario e crea esclusive opportunità di lavoro e di sviluppo economico. Tuttavia, pur apprezzando, come ho già detto, l'esaustività della sua relazione, mi pregio poter richiamare la sua cortese attenzione su alcuni temi per i quali io ritengo che lei possa, unitamente al Governo, fare qualche sforzo in più, dando esaustive risposte alle aspettative, alle ansie, ai bisogni, alle esigenze di tutto il settore dell'itticoltura e della pesca. Intanto l'indennità per i fermi obbligatori e non obbligatori, che continua ad essere una misura non strutturale, come è stato già detto, demandata ogni anno alla legge di bilancio con importi netti per ogni giornata di fermo, che non rappresentano neanche il 60% della retribuzione. Così come bisogna attuare la norma che estende la cassa integrazione ai pescatori, la CISOA, ancora oggi privi di un sistema strutturato di sostegno al reddito. Bene, dalle prime bozze del disegno di legge di bilancio abbiamo visto che nel Fondo per la Sovranità Alimentare non è incluso, non sarebbe incluso, uso il condizionale che si impone, atteso che tutto è in evoluzione, passerà per il Parlamento, apporteremo responsabilmente dei correttivi, non sarebbe incluso il settore della pesca e dell'acquacoltura. E anche qui le chiedo uno sforzo in tal senso. Occorrerebbe poi investire in tecnologie e processi innovativi per limitare i danni ecologici ed impedire la pesca illegale, ma il punto cruciale resta sempre quello di coniugare perfettamente la sostenibilità e la salvaguardia degli ecosistemi con la redditività delle imprese di pesca. Bene, signor Ministro, il prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per dicembre, deciderà i nuovi limiti per lo sforzo di pesca e, visti gli obiettivi fissati da qui al 2024, potrebbero venire a mancare oltre il 40% di giornate lavorative per i pescatori. Sarebbe all'esame della 13ª Commissione permanente della Camera dei Deputati un regolamento per la pesca di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Richiamo una vostra riflessione sul tema. Il Mar Mediterraneo e il Mar Nero hanno delle peculiarità assolutamente distinte e distanti. E lo stesso Mar Adriatico, che è poco più di un lago, è assolutamente diverso dal Mar Tirreno. Anche su questi temi bisognerebbe fare in modo che l'Unione Europea compia una doverosa riflessione per non penalizzare oltremodo i pescatori dell'Adriatico. Sembra che non ci siano i tempi tecnici per tale esame. Mi è stato riferito che l'Unione Europea applicherebbe per questo regolamento una procedura accelerata, senza il passaggio presso il Parlamento Europeo. Allora, Ministro, io le chiedo di intervenire per quello che potrà con forza, facendo capire, per esempio, che l'allargamento delle maglie da 40 a 45 mm penalizza i pescatori dell'Adriatico, perché non è necessario essere biologi marini per sapere e per capire che nell'Adriatico i pesci sono di piccola taglia, e quindi allargare le maglie da 40 a 45 mm significa penalizzare e distruggere il settore della pesca in tutto il mare Adriatico. Per ultimo, ma non l'ultimo, per sostenere le filiere ittiche
e dell'acquacoltura occorrerebbe utilizzare le risorse del FEAMPA per rendere strutturata la misura dei contratti di filiera ed agevolare lo sviluppo di una filiera italiana del pesce in modo da ridurre le importazioni assolutamente perniciose per il nostro sistema economico che invece sono in continua crescita. Su questo le chiedo un intervento confidando sulla sensibilità sua e del governo proprio in virtù di quel principio di sovranità alimentare per il quale siamo oggi qui a discutere. Grazie. Grazie, grazie onorevole Gatta. La parola al senatore Franceschelli. Sì, io sarò molto veloce perché tanto i temi toccati sono stati veramente tanti, ci saranno anche altre occasioni. Vorrei puntare su alcuni aspetti, per esempio sui laghetti, quando si è parlato dei pannelli solari, io per esempio nel mio comune non li ho autorizzati perché hanno anche una funzione di protezione civile nelle aree interne per spengere gli incendi, come spesso accade, perché con gli elicotteri la velocità di approvvigionamento è un elemento essenziale, per cui magari lì lasciare un'elasticità, se dovesse essere fatta una norma, a livelli territoriali. Misure straordinarie per l'allevamento, soprattutto ovino e caprino, perché purtroppo falcidiato dal sistema sia dell'aumento dei costi energetici, dei mangimi che riguardano tutti gli allevamenti, ma anche dalla predazione, rischiamo di vedere sparire un comparto con tutto quello che ne consegue anche in ordine a trasformazione. Io farei anche una proposta di un premio a capo rilevante, perché c'è bisogno di una scossa determinante, rischiamo di vedere perdere prodotti tipici della nostra penisola. Vado su due punti veloci, uno è la formazione, per fare agricoltura di qualità ci vuole formazione, ormai per mettere mano in determinati prodotti, sia il vino, siano altre cose, ci vogliono ragazzi profondamente preparati e per fare questo le scuole secondarie, siano tecniche e professionali, hanno anche tutte un'azienda agricola di supporto, sono imprenditori agricoli a titolo principale ad ogni effetto, vanno presupposte delle misure precise, dico anche questo in alcuni territori come il mio, sulle scuole agrarie c'è un aumento di iscrizioni pari al 20-30% e posso garantire che i ragazzi quando escono siamo a livelli di 90% di occupazione. Queste scuole possono avere anche una funzione rispetto a quello che ha detto lei, ai nostri nuovi cittadini, agli immigrati o a chi si avvicina all'agricoltura venendo da altri mestieri come il recupero lavorativo, perché possono fare anche la formazione serale e avvicinare questi nuovi occupati a un mondo particolare, perché comunque io dico vengo da un territorio vitivinicolo, mettere mani su una vite e un paio di forbici non è come andare a tagliare una siepe, c'è molta differenza e ne va di qualità, per cui ci vuole molta attenzione, molta integrazione, laboratori sulle scuole e integrazione scuola-lavoro sono elementi fondamentali. L'ultimo, ma non ultimo, ma essenziale, è il tema delle aree interne. Nelle aree interne l'agricoltura molto spesso rivolge l'unica fonte di reddito, ma è presidio di territorio, ma è anche un valore commerciale e turistico. Questo voglio dire, molti territori sono conosciuti perché ad essi c'è legata una produzione agricola, non sto a fare gli esempi. E qui bisogna partire dal concetto che c'è luoghi in cui è più facile fare agricoltura e luoghi in cui è più difficile fare agricoltura. Oggi si parla di vigneti eroici, di produzioni eroiche, si parla anche di piccole produzioni identitarie, come spesso io parlo con Bergesio e De Carlo sulla tartufficoltura, piccole cose che non rilevano ai fini del prodotto interno lordo di questo paese, ma sono fortemente identitarie e marcano una presenza. Penso all'apicoltura e poi chiudo dicendo l'ultimo tema, che non è l'ultimo ma forse il primo, il tema del piano olivicolo nazionale, occorre metterci profonda mano perché noi dobbiamo salvaguardare un prodotto che è fortemente identitario e che ha una profonda trasformazione e ha anche subito dei gravi conseguenze nel nostro paese, per cui sull'olivicoltura un'attenzione precisa e particolare. Grazie. Grazie senatore Franceschelli, la parola ora alla senatrice Naturale. Grazie presidente, grazie ministro, veramente ho dovuto cancellare tante parti perché sono state dette, quindi non mi voglio ripetere visto insomma il tempo che stringe. Lei ha esordito dicendo, parlando ovviamente di qualità, di tipicità, di coerenza tra quello che fa bene e quello che fa male, quindi mi sono collegata a quanto è stato fatto nell'articolo 29 per il discorso del tabacco. Il tabacco non è che fa più male di quello riscaldato, quindi bisogna essere precisi su questo punto e non quindi fare l'errore di aiutare quell'altra forma, quindi mi sembra una concorrenza sleale, quindi non punterei su questo per dare quel più all'economia di bilancio.
Quindi vorrei che appunto questo punto sia riconsiderato anche in vista e in virtù del dare sicurezza agli agricoltori che hanno già investito in questo settore. Quindi ritengo che anche per i giovani che vogliono intraprendere questa attività sia importante avere una certezza su cosa poter coltivare, quindi investire, che sia duraturo per poter poi davvero mettere su una vita, e tutto deve essere ponderato e assicurato. Così anche il discorso delle filiere, vorrei che fosse implementata l'attenzione sull'anello principale, che è l'agricoltore, che possa quindi vedere garantita la sua redditività e quindi il suo lavoro. Parlando con i giovani, è proprio questo che mi rappresentano, quindi anche essere inseriti in un discorso lavorativo che possa essere messo in una sorta di scheda digitale, in maniera da rendere davvero inseriti in un circuito lavorativo stabile. E allora il nostro aiuto deve essere rivolto ai giovani, che possono garantire quella che è la tutela, abbiamo detto, anche l'agricoltore come custode del territorio, e il custode del territorio deve essere messo in condizione anche di trovare facilmente sia per un mercato utile alla vendita dei suoi prodotti, e sia anche a trovare la manodopera utile a portare avanti la propria azienda. Allora questo circuito virtuoso deve essere messo in campo. Parlavamo di agricoltura eroica poco fa, e anche io mi voglio unire a questo. Ci sono aree interne che necessitano quindi di questa attenzione, perché hanno spese aggiuntive, viste insomma le salite, le distanze dai centri più grandi per poter conferire i prodotti. Quindi questa attenzione è fondamentale sempre per tutelare i territori e quindi evitare l'abbandono dei suoli. Poi riguardo la pesca mi volevo aggiungere soltanto il punto su come lei considerava le quote del tonno rosso e quindi quando si farà a riguardo, e direi che penso che insomma va bene così. Grazie. Grazie senatrice Naturale. Ultimo intervento, la onorevole Ciaburro. Grazie Presidente, grazie anche al Ministro Lollobrigida, che ha rappresentato quella che è una visione futura e una linea programmatica per quella che è il futuro appunto della nostra agricoltura, che non solo è un elemento che ci contraddistingue anche fuori dalle nostre porte nazionali, ma in tutto il mondo, e per il quale il Made in Italy rappresenta davvero un marchio riconoscibile, invidiato e anche, ahimè, copiato, come è stato detto. Io volevo, rispetto a tante situazioni che sono già state espresse anche dai colleghi, rappresentare un po' un focus su quelle che sono le aree interne, che a me non piace mai chiamare disagiate, perché di fatto hanno quelle ricchezze naturali di cui spesso si parla oggi: l'acqua, il legno e il sole. E quindi su questo anche l'agricoltura in queste terre, se è vero come è vero che l'agricoltore è il custode dell'ambiente sui territori, lo è ancora di più su quei territori che sono stati spopolati nel corso dei decenni. E in qualche modo riportare l'attenzione su tutto quello che è agricoltura eroica, come è stato detto, ma io direi anche per tornare a quella che è una occupazione anche per i nostri giovani, grazie a quelle nuove tecnologie che rendono molto più competitiva, ma anche la riescono a far vedere e far intraprendere come via e scelta di un ritorno a quelle che erano quelle colture, che non sono ovviamente colture, allevamenti e agricoltura di quantità, ma di qualità, che rappresenta quelle biodiversità che sono esattamente l'opposto di quell'omologazione delle contraffazioni, piuttosto che del cibo sintetico, piuttosto che del latte fatto in provetta, senza le mucche. Io credo che un'attenzione rispetto a questo, visto che la vita in montagna è una vita in salita, ha bisogno degli strumenti che possano compensare questa fatica in più. E a questo proposito, così come sono sempre state proposte
già dalla legge Carlotto nel 94 le fiscalità di vantaggio in queste aree. Io credo che non siano per dare dei privilegi, ma semplicemente per trovare questa via di mezzo che rende tutto più difficile, più costoso e più faticoso, dare di nuovo quello strumento che sarà invece molto utile a tutti, anche alla pianura, proprio in virtù del custode di montagna, perché in quel caso si manuterebbe, cioè ci sarebbe una manutenzione molto più attenta e precisa del territorio, e così come abbiamo visto l'abbandono della montagna con sé ha portato anche questi problemi sempre più pressanti, sempre più evidenti e sempre più in allerta. Quindi l'attenzione era solo rivolta a questi due temi, perché tutto il resto è già stato toccato, quindi anche il tema della parcellizzazione che si è creato. Ci sono tantissime piani forestali che sono obbligatoriamente adottati da tutti i comuni, dalle unioni montane, ma di fatto non sono ancora operativi e nonostante gli accordi di foresta e tanti altri strumenti che mettono in campo, ci andrebbero delle regole per poter avanzare su questi piani di forestazione, proprio per mantenere quel territorio, perché gestire la foresta è un po' come gestire anche la fauna selvatica, che se non è gestita mette a rischio tutto un sistema e l'equilibrio di quell'ambiente a cui eravamo abituati. Grazie e buon lavoro Ministro e a tutto il Governo. Grazie, grazie Onorevole Ciaburro, ma grazie a veramente tutti i colleghi che sono intervenuti oggi, non solo per il rispetto dei tempi che ci ha consentito, ci consentirà di iniziare aula puntuali alle 16.30, ma anche per la concretezza dei punti. Propongo al Ministro di replicare in un'altra seduta, che dovremmo concordare tra le sessioni di bilancio della Camera e le sessioni di bilancio del Senato, e quindi presumibilmente attorno al 12 o 13 del mese di dicembre, perché oggi risulta a noi impossibile poterla fare in quanto è convocata l'Aula alle 16.30 e c'è un voto tra poco. Quindi chiedo al Ministro la sua disponibilità e le lascio la parola per un breve ringraziamento. Allora io ringrazio davvero per i tanti spunti che ho trovato, non solo interessanti, alcune delle risposte le troverete già in realtà nella relazione, ero stato veramente, avevo abusato della vostra pazienza nella mia relazione, quindi alcune cose le troverete lì che rispondono, diciamo, in grandi linee alle domande. Il mio auspicio è ovviamente implementare il miliardo di risorse in più rispetto al bilancio dell'altro anno, già inserito nella legge di stabilità in agricoltura, con tanti sostegni anche in Parlamento, nei settori specifici, e quindi mi auguro che il dibattito parlamentare implementi le risorse e anche in termini normativi affronti alcune criticità che sono state sottolineate. Ringrazio il Presidente per la volontà, che io raccolgo volentieri, di replicare i Presidenti nella prossima occasione, da calendarizzare, perché i tanti temi meritano ognuno non solo approfondimento, ma io spero percorso comune, perché poi l'interlocuzione tra Parlamento e Governo è fatta in senso inverso. La maggior parte delle questioni che vengono poste al Governo possono essere ben condivise o addirittura ritornino ad essere patrimonio del Parlamento in una discussione ampia che permetta di risolvere alcuni problemi che sono stati posti. Me lo ponevo dall'opposizione, non cambio idea adesso che sto in maggioranza. Ringrazio nuovamente il Ministro, ringrazio tutti per essere venuti e dichiaro chiusa la sessione. Cominciamo?